salvando. Sì, funziona. te lo mando quando rientro, sì, Eccoci qua, eh, abbastanza caldo, non abbiamo purtroppo l'aria condizionata, però dai, godiamoci perlomeno il sole che c'è fuori. Cominciamo la sessione pomeridiana con un intervento eh, credo molto interessante. Un Unione Europea, che in un certo senso viene tirata per la giacca, da una parte la Cina con la nuova via della seta, dall'altra parte eh, gli Stati Uniti, Trump che cercano di farla rimanere al, sempre più all'interno della propria orbita, e eh, in mezzo l'Italia. Da che parte andrà? Da che parte dovrà poter andare, ne parliamo con, con tre ospiti eh, sicuramente illustri: che sono Riccardo Alcaro dell'Istituto Affari Internazionali, Andrea Fracasso della Scuola di Studi Internaz Internazionali dell'Università di Trento e con Raffaele Farella, del eh, Servizio Attività Internazionali della Provincia Autonoma di Trento. Io cedo direttamente la parola a, a Raffaele Farella per introdurre. Un saluto a tutti, e come è già stato detto, eh, come dire, il clima è tropicale, quindi sentitevi liberi di, di, di togliere tutto il, quello che è possibile. E benvenuti a questo incontro nell'ambito del Festival Siamo Europa, che cade quest'anno evidentemente in un momento particolarmente importante. Siamo ormai a, a poco più di due settimane dalle elezioni europee, quindi, da dal sapere quali saranno gli assetti futuri delle istituzioni europee e il tema che andiamo a affrontare oggi tra l'altro è un tema eh, che è di estrema attualità perché ha avuto dei risvolti significativi dal punto di vista degli avvenimenti molto recenti. Mm, quindi l'idea è mm, evidentemente quella di concentrarci innanzitutto sulla comprensione del contesto internazionale in cui l'Unione Europea come attore globale eh, si trova a intervenire, analizzando in particolare questa particolare fase di, di scontro sul piano economico-commerciale e evidentemente di tensione tra le due superpotenze Stati Uniti e Cina. E sono molto contento di poterne parlare oggi con due, due esperti molto valenti ma anche due care conoscenze, e quindi mi fa particolarmente piacere prendermi la parola per qualche breve cenno di introduzione e poi fare a loro delle domande, avviare un dialogo tra loro e con il pubblico. E il contesto lo conosciamo, è un contesto di preoccupante deterioramento del quadro internazionale, ogni giorno eh, il quadro dei rapporti sembra farsi più turbolento, instabile e anche conflittuale e i modelli che hanno in qualche modo ispirato la convivenza e la cooperazione internazionale vissuti per 50 anni sembrano scricchiolare sempre più, evidentemente all'interno di questo quadro eh, mh, le tensioni che riguardano eh, la leadership economica, tecnologica e poi chiederò anche se politica tra Stati Uniti e Cina pongono a tut, a, al quadro nel complesso evidentemente sfide importanti. Partirei un po' da... Ad alcuni numeri che riguardano l'Europa come attore economico globale. Parliamo evidentemente di un mercato unico di 28 paesi che produce ogni anno 15.300 miliardi di euro e che, a fronte di una popolazione complessiva pari al 6,8% della popolazione mondiale, è in grado di esprimere il 24% del PIL globale e questo secondo i calcoli a prezzi comparati ho visto uno studio che ha fatto di recente anche il fondo su questo e rappresenta l'Unione come attore complessivo circa il 15% dell'insieme de, delle importazioni e esportazioni su scala globale quindi un ruolo di leadership che rimane tale per ora ma che a fronte di alcune tendenze che conosciamo molto note, la prima l'emergere di alcuni mercati emergenti che hanno in vent'anni cambiato la, gli assetti economici globali e, trasformandoli da, eh, in un assetto vero e proprio multipolare dal punto di vista del, mh, delle tendenze, una specializzazione produttiva industriale e tecnologica dell'Europa che non riesce a, a tenere il passo delle trasformazioni della domanda internazionale, un'Europa che continua a dipendere ancora troppo dalla domanda internazionale, in particolare da, dalla domanda degli Stati Uniti, e che eh, evidentemente fa fatica, fa fatica ancora di più se dallo sguardo dei fenomeni passati si passa a, a quelli del futuro. Evidentemente conoscete tutti le previsioni, le principali fatte dalle Nazioni Unite che riguardano già i cambiamenti a vent'anni. Evidentemente quello che ci dicono è che l'Asia già nel 2030 potrebbe superare l'America del Nord e l'Unione Europea messi assieme in termini di potenza globale sulla base del PIL, sulla quantità di popolazione, in termini di spesa militare e di investimenti tecnologici. Ciò a fronte di una crescita della popolazione mondiale molto sostenuta che vedrà la popolazione arrivare a 10 miliardi già nel 2030, ma in un'Europa che sarà fondamentalmente dal punto di vista democratico, demografico ferma o quasi. E quindi tutte le evidenze ci portano a pensare che questo ruolo, che è ancora un ruolo fondamentale, possa nel futuro essere ridimensionato da queste tendenze in atto. Come diceva un famoso cantante, c'è cioè chi dice no. <ride> C'è chi dice che spazio per valorizzare i punti di forza dell'Unione in un'ottica economica ma anche politica internazionale sono, sono ancora ampi e dipendono fondamentalmente da due fronti d'azione. Il primo riguarda evidentemente l'irrobustimento eh, dell'integrazione interna. Da Lisbona in poi l'obiettivo di rafforzare una politica industriale europea è entrata nell'agenda dell'Unione. Si è identificato nel tema dei servizi, in particolare nel, in un mercato comune dei servizi, eh, una prospettiva molto forte per in qualche modo garantire un salto di, di qualità tecnologica dell'Unione come sistema. Integrato. Si sta parlando finalmente, ed è molto interessante in questo senso, il rapporto che la Germania ha recentemente approvato, il rapporto Altmaier che si chiama Industria 2030 che evidenzia come la stessa crescita della Germania è basata fondamentalmente su un ribostimento della base produttiva europea che dovrebbe passare dall'attuale 18% al 25% e soprattutto dalla costruzione di alcuni campioni nazionali europei. E questo è un tema del tutto nuovo perché evidentemente rimette in discussione anche l'ambito concorrenza eh, che, che cozza drasticamente con questi obiettivi, ma il dibattito all'interno di diverse grandi realtà economico-produttive europee si è finalmente aperto. L'altro capitolo è quello dell'Europa nel mondo e della possibilità auspicata da molto tempo che l'Europa sia in grado, rispetto alle grandi questioni internazionali, di parlare con una voce sola. Evidentemente il. La frammentazione e la scomposizione dell'ordine internazionale ha minato molti dei principi che hanno ispirato il sistema che chiamiamo di Bretton Woods, che ha garantito per 50 anni una stabilità macroeconomica finanziaria molto importante. Un ruolo dell'Europa rispetto a un recupero di un sistema nuovo di, di cooperazione e soprattutto di eh, garanzia nei confronti di, un, di sistemi economici interdipendenti, che quindi non possono tornare indietro, nonostante gli auspici di alcuni mh, dal punto di vista della, della, della crescita e dello sviluppo, chiamano evidentemente l'Europa a delle sfide nuove. Anche in questo ambito dei segnali interessanti si sono avuti ricordiamo la, la strategia lanciata dalla Commissario Mogherini due anni fa, immediatamente dopo, se non ricordo male, tre anni fa sì, c'era appena, appena stato eh, il referendum sulla Brexit, sul, eh, sulla strategia globale dell'Unione Europea, molto più incentrato sui temi a dir la verità della sicurezza, ma insomma che pone il tema, un tema che Ogni giorno viviamo poi rispetto alle pressioni esterne, che in qualche modo anche nel vertice due giorni fa di giovedì in Romania ha rimesso al centro il tema della, della politica estera dell'Unione Europea. E evidentemente, eh, molto dipenderà, da, e su questo. Poi partirò anche con le domande, molto dipenderà da, da quale sarà il nuovo assetto sia politico che di prospettiva strategica del, dell'Unione. In tutto questo, evidentemente, tanto per complicare ulteriormente il quadro, abbiamo una recrudescenza delle tensioni commerciali internazionali e è di pochi giorni fa. Eh, il tweet eh, di Donald Trump che in qualche modo ha deciso di sospendere i negoziati bilaterali che sembravano aver riattivato un dialogo forte tra Stati Uniti e Cina su questo tema, con l'annuncio di un aumento dei dazi dal 10 al 25% per eh, alcune tipologie di beni e con la prospettiva, la minaccia di ulteriori inasprimenti eh, di. Eh, di dazi che dovrebbero stimati comportare 320-330 miliardi di, di danni o di mancati scambi per, uh, nei rapporti bilaterali. Insomma. Chiederò un po' le ragioni di fondo, anche se sembra che a scatenare la reazione del presidente americano sia stata il fatto che l'accordo più o meno era chiuso e i cinesi hanno ricominciato da capo, come fanno in tutti gli ambiti, devo dire, <ride> accompagnando io le imprese, ogni tanto questo succede anche in altri contesti. E fatto sta che stiamo nel pieno di uno scontro che rischia di impattare sia sull'andamento dell'economia dell internazionale e di avere un riflesso molto forte rispetto a una ripresa eh, del confronto, rispetto a una nuova, una nuova modalità di, di connessione dal punto di vista delle attività economiche e commerciali. Insomma. Allora a fronte di questo mi, mi concentrerei no, da quest'ultimo punto e chiederei ad Andrea Fracasso insomma di... come no? Sì, magari eh... faccio la prima domanda che ormai stavo facendo e poi chiederò al Presidente Gasvalder di farci un saluto che è il Presidente del Consiglio provinciale che non ho visto e ringrazio per la sua presenza. E, ma un appendice e poi dargli la parola eh, al ragionamento in corso penso sia importante eh, fornirla e insomma le ragioni di fondo di questo scontro mh, e eh, in qualche modo le, le motivazioni insomma, e, e quali pensi possano essere gli esiti finali perché insomma non è così chiaro Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. Beh, è più semplice parlare delle cause che del futuro, ovviamente, in assenza di palla di cristallo. Eh, per quanto attiene alle cause, eh, il, sin dall'inizio dall della presidenza Trump, il Presidente e l'amministrazione hanno deciso di imporre una serie di restrizioni al commercio verso tutto il mondo, non solo la Cina, su alcuni specifici prodotti. Il caso cinese è particolarmente importante però perché da un certo punto in avanti, cioè dalla prima metà del 2018, gli Stati Uniti, come è stato ben detto, hanno imposto prima eh, delle tariffe su 50 miliardi di beni eh, importati, poi hanno imposto delle tariffe del 10% su eh, altri 6.000 prodotti pari appunto, a circa eh, 200 miliardi di beni importati, dicendo che se non si fosse arrivati ad un accordo prima del, di questi giorni avrebbero portato questi dazi dal 10% al 25%, cosa che puntualmente è avvenuta questa mattina, ieri notte essenzialmente. Ehm, quindi il, questo, queste patti, queste negoziazioni che gli Stati Uniti stanno conducendo con la Cina eh, riguardano proprio le ragioni che hanno spinto gli Stati Uniti ad imporre questi dazi, queste misure. Restrittive. Essenzialmente ce n'è una che direi fallace, mh, e macroeconomica, ovvero il fatto che gli Stati Uniti hanno un disavanzo nell'export netto con la Cina, ovvero gli Stati Uniti importano più di quanto esportano nel, in Cina. E questo, secondo il Presidente, l'amministrazione sarebbe associato a una perdita di capacità produttiva nella manifattura, che sappiamo paga bene mh, i lavoratori, produce innovazione e quindi è un motivo di preoccupazione. Questo è fallace perché in economia, è, se si spende più di quanto eh, diciamo così, se i risparmi sono inferiori agli investimenti, il disavanzo con l'estero avverrà comunque, magari non verso la Cina ma verso altri paesi. Quindi il problema del disavanzo è un po' fallace. Tutte le altre ragioni portate dagli Stati Uniti sono più fondate e sono essenzialmente la, la preoccupazione per il fatto che, che la Cina non si sta aprendo. Alle, alle imprese straniere e americane in particolare, nello stesso modo con il quale l'Occidente ha fatto con le imprese cinesi. Quindi non possono partecipare agli appalti pubblici, non hanno lo stesso trattamento in termini di libertà dentro il paese, non sono tutelate quando eh, devono adire alle vie legali all'interno del paese. Quindi diciamo così, viene eh, fatta un'accusa di mancanza di reciprocità. Questa accusa è eh, assolutamente sposata anche dall'Unione Europea. Uh, il secondo uh, diciamo motivo riguarda il fatto che essendo un paese ancora uh, con una forte connotazione uh, statalista, ex-socialista, uh, in Cina le imprese, uh, sia quelle tecnicamente sotto il controllo pubblico, sia quelle private ma vicine alle autorità, ricevono forti aiuti, sia diretti. Finanziamenti, sia un accesso eh, diciamo facilitato ai prestiti bancari o alle risorse. E questo crea un vantaggio competitivo per i cinesi, e, e anche su questo americani ed europei concordano che eh, in un sistema internazionale di scambi porti la concorrenza a essere un po' sbilanciata. Eh, la terza ragione, e eh, ultima, è eh, che essenzialmente per pratiche oppure per disposizioni legislative. In Cina le imprese americane e straniere non sono tutelate per quanto attiene la proprietà intellettuale, ovvero le imprese eh, cinesi possono rubare mh, attraverso attacchi cibernetici la segreti industriali o più generalmente le imprese americane che entrano in Cina sono costrette in qualche modo a cedere le proprie conoscenze eh, o al governo, alle autorità oppure a delle imprese cinesi con le quali entrano in joint venture. E quindi gli Stati Uniti sono preoccupati del fatto che... In qualche modo la Cina stia, eh, si stia appropriando troppo velocemente di troppa tecnologia. Uh, tecnologie in settori cruciali sia da un punto di vista economico, in quanto sono settori che crescono molto e che saranno al, al centro di, di, del, proprio dell'economia nel futuro. Uh, quindi parliamo di batterie per le, per le automobili, parliamo di intelligenza artificiale, stiamo parlando di, um, di, au, di, di auto che si possono guidare da sole. Quindi stiamo parlando di elementi molto importanti uh, sia di tecnologie che possono impattare pesantemente sulla sicurezza nazionale. Uh, in quanto appunto un, la, le reti 5G che saranno la base del funzionamento di una serie di beni di consumo ma anche industriali permetteranno a chi ha accesso con una backdoor diciamo al, alle informazioni di eh, appunto accedere più facilmente a un patrimonio informativo senza nemmeno dover mettere in campo attività di intelligence più raffinata. Quindi gli Stati Uniti cosa dicono? Dicono tutto questo deve finire, gli Stati Uniti si... Decidono di utilizzare la loro forza commerciale e, e imporre appunto delle restrizioni alla Cina in cambio di passi avanti in tutto questo. Allora, la, la differenza fondamentale tra la posizione americana e quella europea è che gli europei lamentano esattamente la stessa cosa, ma eh, reagiscono in modo diverso, almeno a grandi linee, cioè cercano di. Eh, opporsi a questo tramite i canali che la comunità internazionale ha stabilito eh, nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, cioè aprendo controversie e aprendo negoziazioni. Eh, gli Stati Uniti cercano uno sforzo più muscolare. Anche in parte in violazione di questi accordi internazionali, quindi diciamo così rompendo un tabù, rompendo il tabù che nelle relazioni internazionali multilaterali non si usa la forza bruta ma si cerca di trovare delle, degli aggiustamenti che siano appunto multilaterali, cioè erga omnes, contro, per validi per tutti e basati su prove che si possono essere appunto eh, scientifiche, dati e discusse in, eh, davanti a giudici, davanti a tecnici eh, e quindi non mera forza brutta. Quindi motivate da un lato, ma problematiche per il fatto che ridisegnano un modo di ridiscutere a livello globale le relazioni. Grazie molte. Presidente Casvalde, ci fa piacere solo se ci fa un rapido saluto, visto che, che so che voleva sal salutare gli ospiti. Presidente del Consiglio Provinciale. Grazie innanzitutto grazie dell'invito, porto il saluto del Consiglio Provinciale che mi onoro di rappresentare. Devo dire che quest'anno è l'ottava volta che si va a votare per l'Europa, mi sembra che la prima volta è stato nel 79, per cui quest'anno è l'ottava volta e credo che uno dei temi a me più cari in particolar modo, quando si parla di Europa si parla sempre di credito, si parla di grossi interessi, di industria e chiaramente tutto quello che riguarda l'economia. Però credo che un tema importante dell'Europa, visto che qualcuno, credo che lei l'abbia detto, c'è un grosso deficit di denatalità, credo che l'Europa dovrebbe interessarsi di due temi fondamentali oltre che l'economia. Uno, il sostegno alle nostre famiglie, perché l'Europa, se si va avanti di questo passo, credo che prima o poi entrerà in crisi per un discorso di molti anziani e pochi giovani. E dopo l'altro tema che secondo me è importante è i giovani. Io non sono sposato, non ho figli, ho due nipoti, però tutte e due sono in Germania, a Berlino, che lavorano. No? E questo credo che dovrebbe farci un attimino riflettere e pensare, per cui un'Europa che sia molto più vicino ai territori, un'Europa dei popoli, e questo è sempre stato un po' il mio slogan, che magari tralasci un attimino un po' di più l'economia e le grosse banche, i grossi interessi economici e che faccia l'Europa a favore di quelli che sono poi dei temi veramente, magari molto più banali, però famiglia e, e giovani. Per cui vi ringrazio del convegno, sto, sto ad ascoltarlo anche perché è interessante. Dispiace che non ci siano tantissime persone, e questo fa notare che si parla molto di Europa nel momento in cui si avvicinano le elezioni e dopo si chiudono i pari. Questo credo che sia un tema che anche noi, come amministratori, dobbiamo riprendere per far capire l'importanza di avere un'Europa e di avere la possibilità di interfacciarsi con l'Europa. Ecco, per cui, grazie, mi fermo al convegno. Grazie a Ossinger che anche non lo vedo, che credo che sia un po' l'organizzatore, devo dire che siamo stati tanti anni insieme nel BIM del Brenta, nel direttivo, e abbiamo fatto tutta una serie di progetti, anche proprio con i finanziamenti europei, mi riferisco a progetti leader e quant'altro, e in particolar modo avevamo lavorato molto su, sui giovani, per cui buon convegno a tutti. Grazie molte. Bene, riprendiamo evidentemente da, dal, dalla testimonianza di Riccardo che, di, scusate di Andrea che ci ha fatto capire insomma, quanto eh, la posizione statunitense all'interno dei negoziati sia anche una posizione di reazione rispetto ad alcuni rischi profondi. Ma al di là di questo volevo chiederti a te Riccardo che sei un esperto di questione transatlantica e eh, questo tema è al centro delle tue attività di ricerca. C'è un disegno al di là della reazione da parte di Trump nel, nei rapporti con la Cina e in generale a questo emergere forte come, come attore globale, come potenza regionale dell'Asia oppure no? Dunque, innanzitutto grazie Raffaele, grazie per l'invito e fa molto piacere rivederti in un contesto completamente diverso a distanza di anni e, e mi fa piacere anche essere qui a parlare di um, politica internazionale e vorrei enfatizzare, rilacciandomi direttamente al discorso che veniva fatto ora, entrambi i termini, politica e internazionale, perché in realtà noi stiamo vivendo un'epoca di passaggio, o almeno questa è la percezione generale, la fine di un mondo e l'inizio di, di un altro, sinceramente non se, ne vedono, non se ne vedono i confini, però si intravede, si percepisce chiaramente che un vecchio modo di vedere, un vecchio modo di percepire, un vecchio modo di intendere le relazioni internazionali sta avvenendo meno. Questo vecchio modo è eh, quello che è stato l'opinione diciamo, prevalente, quello che in inglese si chiama la conventional wisdom, del mondo post-Guerra Fredda. Cioè noi per 25 anni abbiamo vissuto quell'epoca in cui alcuni raffinati, decisamente troppo raffinati intellettuali, eh, chiamavano la fine della storia, cioè un momento in cui eh, l'elemento tecnocratico della gestione, della governance, della regolamentazione su uh, base legale e sulla condivisione di pratiche comuni si sostituiva all'indirizzo, alla visione politica. Al punto che eh, le, i vecchi problemi, cioè i, i problemi tradizionali di politica internazionale, che tranne i momenti di gravi crisi economica erano sempre stati legati alla sicurezza e all'equilibrio di potenza veniva relegato appunto in un mondo in cui la storia esisteva ancora, oggi si viveva in un altro mondo, anche perché l'unità principale che agisce sulle, nelle relazioni internazionali, cioè lo Stato, lo Stato-nazione, veniva in qualche modo diluito in un contesto di eh, integrazione istituzionale ed economica e regolamentare che eh, in qualche modo anche Rendeva possibile una cooperazione a livello internazionale, o meglio una interazione a livello internazionale fra Stati basata sull'elemento cooperativo e non più sull'elemento competitivo. L'idea, probabilmente oggi ci accorgiamo, sbagliata è che questa integrazione economico-istituzionale regolamentare, che noi pensavamo fosse la causa della uh, diminuzione delle comp della competizione internazionale fra Stati, in realtà era un riflesso dell'assenza di questa competizione e che quindi le permetteva, la, la, le permetteva lo sviluppo. Ne permetteva lo sviluppo anche perché uno Stato nazione nel mondo certamente non ha visto la sua potenza diluita, anzi gli Stati Uniti attraverso la promozione della globalizzazione economica e di tutto il sistema di regole e pratiche che, ne ha, che ha permesso alla globalizzazione di diventare effettivamente globalizzazione, cioè sviluppo a livello globale diffuso e diversificato in uh, zone del mondo che non, tradizionalmente erano rimaste eh, arretrate, questo Stato ha continuato a esercitare un'operazione politica però senza una controparte, senza un confronto. In qualche modo il suo messaggio era diventato non un'opzione fra altre, ma universalistico. E qui entra l'elemento della gestione, cioè ci sono problemi di gestione, ci sono problemi di governance. E I paesi europei hanno potuto uh, sfruttare questo momento per rilanciare più volte, l'hanno fatto diverse volte negli anni 90 e anche nei primi 2000, l'integrazione economica perché persuasi che in un mondo di... Uh, crescente integrazione e la, uh, la, la taglia, cioè la, la grandezza, il peso specifico conti e, e conti essenzialmente quello, uh, diciamo, la taglia dell'economia, della capacità di agire come blocco, come magnete e, e, e capace di attrarre investimenti e commercio e in un certo senso sono stati, hanno avuto anche successo. Diciamo che questi grandi balzi in avanti che l'Unione Europea ha fatto a partire proprio da quando si è trasformata da comunità economica europea in questa complessa struttura istituzionale che va sotto il nome di Unione Europea, è stato un modo di adattarsi e di sfruttare le forze della globalizzazione. Ci sono state però una serie di disfunzionalità che sono, che sono passate inosservate, che sono state considerate come devianze. Che, oppure come ehm, devianze che sarebbero state in qualche modo riassorbite, oppure come eh, danni collaterali che in qualche, a cui in qualche modo ci, sare, ci si sarebbe abituati. Questi danni collaterali riguardano soprattutto la sperequazione eh, economica e che è stata massiccia negli anni 90, nonostante siano stati gli anni 90 e i primi 2000 anni di vorticosa crescita, soprattutto negli Stati Uniti grazie all'innovazione tecnologica e questo ha prodotto poi attraverso un sistema di deregolamentazione finanziaria e di politica americana basata sull'eccesso di debito le condizioni che hanno portato alla crisi del 2008-2009 che ha rimesso in maniera graduale, non di botto ma in maniera graduale sul tavolo il problema della politica, sia della politica interna sia della politica internazionale. Noi vediamo in America ed Europa, e qui arrivo a riallacciarmi al discorso che abbiamo fatto prima, eh, l'idea della sovranità e venire di nuovo uh, a galla in una forma diciamo, più tradizionale, mentre noi eravamo abituati a pensare sempre di più alla sovranità in termini di responsabilità e data l'integrazione che aveva raggiunto il sistema di relazioni internazionali, una responsabilità condivisa che quindi giustificava, in qualche modo legittimava e anche necessitava l'idea di una sovranità condivisa, soprattutto poi in Europa dove gli stati singoli non hanno taglia sufficiente per avere un peso specifico, rilevante nel, nel sistema internazionale, si è tornati a un'idea di sovranità esclusiva e quindi la sovranità viene percepita all'interno come necessità di difendere. Difendere l'economia, difendere i posti di lavoro, difendere il settore industriale, difendere ovviamente sempre di più i confini, cioè mantenere un controllo. Questo di riflesso nella visione internazionale eh, diciamo, la manifestazione in termini di politica internazionale di questa idea piuttosto, diciamo, se vuoi, vaga ma con questi elementi chiari di sovranità è che... Eh, lo Stato serve a difendere questo quest tipo di interessi ed è quindi ne, necessariamente in una competizione spesso a somma zero con gli altri Stati. Quando questo avviene negli Stati Uniti il discorso uh, acquisisce una dimensione ulteriore perché gli Stati Uniti, uh, hanno un, diciamo, negli Stati Uniti si è creata una certa corrente di pensiero che poi Trump incarna benissimo, in base alla quale della globalizzazione hanno approfittato gli Stati che oggi sfidano la supremazia americana, soprattutto più di ogni altra cosa la Cina, la Cina. ma anche, anche la Germania, che è l'unico filtro attraverso il quale Trump vede l'Unione europea. Per, per Trump l'Unione Europea è un'emanazione della potenza tedesca. E in questo senso Trump ha detto che gli Stati Uniti mantengono una supremazia tecnologica, militare, economica considerevole rispetto a tutti gli altri. Quindi noi dobbiamo rivedere tutti questi accordi multilaterali, tutti questi regimi di cooperazione basate su pratiche condivise o quantomeno comuni, per magari anche bilateralizzandoli. In modo da far valere di più il nostro peso specifico, rinegoziare tutto in modo che noi ci assicuriamo il mantenimento nel più lungo termine possibile della nostra potenza. I due principali avversari sono la Cina, se ne è parlato, e l'Europa, che, come dicevo prima, Trump vede come una emanazione della potenza tedesca. Quindi, quando guarda eh, mentre. Il discorso che si fa spesso in Occidente oggi è che Trump sta mancando l'opportunità di creare con l'Europa un fronte comune che, che applichi una pressione più efficace ancora sulla Cina per eh, affrontare le questioni della proprietà, della proprietà, della, mh, dei diritti di proprietà intellettuale, dell'accesso al mercato, delle pratiche scorrette. Però dal punto di vista di Trump invece il discorso è... di. È, è che gli Stati Uniti sono sufficientemente potenti per portare avanti più guerre su diversi fronti, perché gli Stati Uniti, Trump è interessato a mantenere un legame economico con l'Europa, è interessato a che l'Europa cresca. Quello che lui vuole rompere è il nesso, che poi, fra l'altro, in Europa non è mai stato sfruttato del tutto, fra ricchezza e potenza internazionale. Per farlo lui ha bisogno di un'Unione Europea. Divisa, debole. debole. Grazie molte, Riccardo. Molti spunti, e ne riprendo due proseguendo il dialogo. Non faccio una domanda: imperativo domestico, evidentemente, e il riemergere dello Stato come evidentemente protettore di interessi e settori di interessi nazionali? E legato a questo, tornando al ruolo dell'Europa, bilateralismo. Bilateralismo e. Abbiamo visto che anche dentro l'Unione Europea, dopo anni di convinta adesione a, a, al a regime del sistema multilaterale eh, aperto, il bilateralismo, il proliferare di accordi regionali è, è molto cresciuto e il paradosso è che adesso vediamo per esempio in questa contesa tra Stati Uniti e Cina che è stata la Cina a ricorrere tre volte al WTO e quindi a chiedere che le regole vengano rispettate in ambito multilaterale. Su questo volevo una tua visione. Sì, ehm, condivido esattamente tutto quello che è stato detto prima. Aggiungerei semplicemente una cosa, cioè che l'approccio eh, diciamo più nazionalista ha un limite nel fatto della dell'argomento del piano inclinato no? eh, cioè che eh, finché un paese esercitarlo eh, si parla di riconfigurazione quando lo esercitano tutti si chiama, si chiama autarchia nel, nel lungo termine eh, o disgregazione quindi è, è, è proprio come dire, può funzionare nella misura in cui gli altri giocano by the rules no? eh, e allora si, 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 si può mantenere una mezza via tra una maggiore indipendenza nazionale e comunque nell'ambito della eh, credibilità degli accordi e quindi non pura forza. No? Eh, e quindi credo in questo conti molto la, la domanda, cioè l'Unione Europea riesce a trovare una mezza via. Eh, e quello che mi sembra di, di, di aver visto è che negli anni l'Unione Europea ha esplicitamente detto di voler adottare un approccio non naif al commercio internazionale, cioè si gioca secondo le regole, si sta negli accordi multilaterali, ma degli interessi particolari oppure, diciamo così, delle, delle conquiste ulteriori in ambiti specifici possono anche essere ehm, raggiunte tramite accordi bilaterali, quindi con il Giappone, con il Canada con gli Stati Uniti, ricordo che c'era un tentativo di fare un, una, un accordo internazionale molto ampio e tuttora si sta parlando di un accordo invece specifico su alcuni aspetti della, degli standard industriali eh, e quindi l'idea di riuscire a ehm, come dire, coltivare degli angoli di interesse usando la dimensione, usando la forza, usando la, diciamo così, la, utilizzando quel nesso forza e ricchezza eh, senza però ehm, con questo portare alla fine del sistema multilaterale nel quale l'Europa dice ancora quantomeno di credere e che comunque sta sostenendo in, in vario modo. Eh, chiaramente in tutto questo ha un ruolo molto particolare l'iniziativa cinese della Belt and Road. Perché eh, l'iniziativa cinese della Belt and Road è un tentativo eh, di esportare un modo di intendere l'economia e anche di governare eh, appunto, i sistemi internazionali. L'Europa è il destinatario di questa iniziativa, no? cioè una serie di collegamenti che partendo dalla Cina arrivino fino all'Europa. E con in mezzo una serie di paesi centrali, eh, paesi terzi rispetto a Stati Uniti, Europa e Cina, ehm, e quindi eh, i rapporti con la Cina e con questi paesi in mezzo potrebbero definire, eh, gli, diciamo così, gli equilibri dentro, dentro il. La, la, il continente eurosiatico. Una cosa al, al volo chiudendo, mi vorrei ricollegare alla questione che dicevo alla, fi, alla fine del mio intervento, cioè la tecnologia. Una cosa che è cambiata molto importante è che la te, alcune tecnologie informatiche richiedono dimensione: pochi grandi player che posseggono informazioni e che hanno la capacità, essendo grandi ed essendo i primi ad arrivare su un mercato, di definire le regole che poi gli altri dovranno adottare. Quindi in questo senso non c'è la somma zero, è vero, il commercio non è più a somma zero, non è più una torta che se tutti diventiamo più ricchi si ingrandisce e poi ce la spartiremo ma rimane una torta più grande. Lì effettivamente c'è il rischio che non arrivare per primi significa non arrivare proprio e l'Unione Europea è molto indietro. Quindi gli accordi con Canada, Giappone, Stati Uniti, Corea sono tutti tentativi per l'Unione Europea di mettere insieme ad altri per creare degli standard, ma non più con gli Stati Uniti, sfortunatamente. Credo. Sì, non è un caso che tra i primi 20 gruppi al mondo, e quasi tutti afferenti a, al mondo delle tecnologie, delle nuove tecnologie, non c'è un gruppo europeo. Riccardo, volevi dire qualcosa? Sì, volevo continuare questa riflessione. Innanzitutto, riprendendo la questione dell'interesse nazionale dello Stato come suo difensore. Il punto del, diciamo, quello che si è venuto a manifestare ed è interessante vedere come sia un tema ricorrente tanto nella politica interna europea quanto nella politica interna americana, ma non solo. È un nuovo clivage politico, una nuova divisione fra, che si può proprio, um, il cui elemento di rimente è la definizione dell'interesse nazionale. Perché. I, I nuovi nazionalisti sovranisti giustamente parlano di interesse nazionale, ma non è che diciamo, i liberali internazionalisti, che sono la loro controparte, sto facendo ovviamente una grande semplificazione, non parlino di interesse nazionale. Il modo è come definirlo. È vero che in un mondo di relazioni bilaterali alla fine l'utilità marginale di agire fuori dalle regole diminuisce. Ma qui il discorso di Trump è semplice, rozzo, ma efficace. Sì, può anche essere vero, ma noi siamo talmente tanto più forti di tutti gli altri che gli altri soffriranno di questo problema. E se c'è una disgregazione del sistema internazionale, questa è una delle citazioni più interessanti che io ho sentito fare, fuori diciamo, off the record da uno dei funzionari più vicini a Trump. Trump è convinto che un mondo in permanente eh, turbolenza vada a vantaggio degli americani. Perché gli americani hanno un gigantesco lusso, oltre a quello di godere di una superiorità militare tecnologica e ancora economica significativa, che nessun altro Stato, nemmeno la Cina, cioè una sicurezza geografica. Insuperabile perché, a prescindere dal fatto che hanno il più grande e potente esercito del mondo, le più sofisticate armi del mondo, migliaia di bombe atomiche montate su diversi tipi di vettori che quindi possono più o meno essere fatte arrivare dovunque, hanno due oceani che li difendono e non hanno relazioni di vicinato complicate. La Cina ce l'ha e poi. Nonostante il discorso, ovviamente la Cina ci ha uh, in qualche modo atterrito, cioè questa espressione inglese o, oh, cioè di restare quasi affascinati con un senso di riverenza di fronte a questa colossale ascesa economica che la Repubblica Popolare ha avviato nello spazio di alla fine storicamente pochissimo, 30 anni, 40 anni nemmeno. Ma la realtà è che la Cina ha problemi strutturali ben più gravi di quelli degli Stati Uniti. Quindi L'idea di premere sulla Cina, l'idea di fare eterna pressione sulla Cina anche a costo di creare disgregazione internazionale dal punto di vista di un, di un Trump, comunque, comunque ha senso. Per gli europei invece è un problema enorme, è un problema colossale perché l'Europa è il vaso di coccio. Nel momento in cui si torna a parlare geopolitica, si torna a relazioni di grandi potenze, insomma, dove la hard power torna a farla da padrone, l'Europa deve imparare, perché l'hard power non è soltanto quello militare, deve imparare a usare gli asset che ha in una chiave geopolitica, perché l'iniziativa della nuova via della Seta o Belt and Road che, di, che dirsi voglia è proprio un modo che la Cina ha di sfruttare il nesso fra ricchezza e influenza. La ricchezza genera influenza attraverso una colossale iniziativa di promozione infrastrutturale eh, sia fisica sia elettronica che garantisca alla Cina il controllo o quantomeno grande influenza sulle rotte commerciali che vanno dalla Cina, quindi, quindi dall'Asia Pacifico, fino all'Europa. L'Europa è proprio il, come posso dire, il, il grande premio di cui la Cina si vuole impossessare. L'Europa però ha degli strumenti, innanzitutto la dimensione del suo mercato, perché è vero che l'Europa è in ritardo sull'innovazione, dove è all'avanguardia nella regolamentazione, per esempio. Okay? E, se prendete l'Economist di qualche mese fa, non so bene, c'era una copertina che non vi sareste mai immaginati che l'Economist avrebbe voluto fare. Cioè innanzitutto una celebrazione dell'Unione Europea, che è già una cosa estremamente rara per l'Economist, post Brexit un po' meno, ma soprattutto dell'Unione Europea come potenza regolamentatrice, proprio sulla questione delle gra dei grandi giganti della tecnologia che hanno raggiunto un livello monopolistico paragonabile, ma in realtà paragonabile in termini relativi, ma in termini assoluti addirittura superiore a quello che avevano i grandi trust energetici americani all'inizio degli anni del XX secolo e prima ancora, il che portò il governo americano stesso a istituire l'idea stessa di, di un'istituzione antitrust. E poi l'Unione Europea deve imparare un po' a giocare il gioco geopolitico e ce l'ha un sacco di asset un sacco di risorse, non ha certamente la possibilità di comportarsi come un unico Stato, questo è assurdo, cioè giudicare l'Unione Europea come se fosse uno Stato sovrano è sbagliato, però è una comunità di 28, forse 27 fra poco Stati, che hanno una serie di risorse che possono essere messe a frutto più di quanto sia stato fatto fino adesso. Noi abbiamo nel panorama internazionale oggi quattro attori principali l'abbiamo detto l'America la eh, e la Cina, e poi ce ne abbiamo due che sono speculari. Da una parte un gigante economico che ha enormi risorse, non solo economiche, anche militari e diplomatiche come l'Europa, che però gioca sotto categoria, e poi dall'altra un paese come la Russia che ha dei problemi strutturali e ne ha a, a, a non finire e che ha un'economia grande come quella dell'Italia, ma che gioca non una, due, tre, quattro categorie sopra il suo reale speso specifico. Il, perché si è attaccata con tutte le forze possibili all'idea di mantenere un'autonomia dal, dal sistema diciamo, chiamiamolo così, egemonico americano che si sta, fra l'altro, sempre più rivelando come sistema egemonico in cui l'elemento di leadership, cioè una guida che si segue con volontà, sta venendo sostituito da un elemento di uh, egemonico gerarchico che cioè dice agli altri, ai followers, ai seguaci, quello che possono o non possono fare, che è quello che gli americani stanno facendo con gli europei, per esempio nel caso dell'Iran di cui discutevamo a pranzo. Okay. Grazie molte Riccardo, molto interessante. E anche in questo caso richiamo evidentemente un tuo passaggio, no? quello dell'interesse nazionale dal punto di vista economico e della massa critica. Ma... È evidente che il problema della dimensione industriale europea no, competitiva a livello globale esiste. La ricetta non può essere quella di aderire alla ricetta tedesca. E allora quale potrebbe essere la via, Andrea, secondo te? Dunque, quella che sembra essere la via ehm, abbracciata è quella di eh, utilizzare questa capacità eh, europea di settare gli standard e di... Eh, fare da potenza regolatrice, regolamentatrice a livello internazionale, cercando di portare verso l'alto gli standard di tutti mh, e aiutando le imprese europee a rimanere sul mercato. Quindi eh, il tentativo è quello di dire eh, la Cina eh, finanzia le proprie imprese per aggredire le imprese mh, degli altri paesi. Le imprese europee dovrebbero poter uh, avere un aiuto dallo Stato e dalle autorità, non per far quello, ma per poter mantenere alti alcuni standard lavorativi, ambientali. Per esempio la Francia dice che l'Unione Europea non dovrebbe più firmare un accordo commerciale con nessun paese che non sia dentro l'accordo di Parigi sul clima, uh, compresi gli Stati Uniti ovviamente. E infatti eh, ha quasi bloccato no, la... la l'attribuzione alla Commissione del compito di negoziare con gli Stati Uniti. E, quindi l'idea è quella, da un lato, di ripensare quello che i governi e la Commissione, quindi sia sul piano nazionale che sul piano dell'Unione, possono fare per aiutare le imprese a rimanere competitive senza rinunciare alle caratteristiche tipiche del sistema europeo, welfare e adesso ambiente. Dall'altro lato potenziare appunto la capacità innovativa di cui abbiamo detto e nel caso di, della Germania è interessante considerare una cosa, cioè la Germania sta cercando di mirare di mantenere una quantità di manifattura che tecnicamente per un paese avanzato non è nemmeno forse necessariamente auspicabile, ma il messaggio che sta dietro è che tutti i lavori contano, dobbiamo mantenere l'occupazione, un'occupazione però di alto livello che paghi di buoni salari, e la manifattura uh, lo consente di fare, di fare meglio, sapendo che, oltre a tutte queste sfide che abbiamo detto, esiste effettivamente anche in Germania un problema demografico, perché questo è un altro tema importante, motivo per il quale in effetti i tedeschi vogliono conservare il surplus commerciale, vogliono conservare i risparmi, non vogliono fare da traino per l'economia europea, perché stanno risparmiando per il futuro di quando saranno vecchi. Quando saranno vecchi e saranno meno. Meno. E questa idea dei campioni industriali europei è un'idea velitaria? Um, non è un'idea velitaria. La, la domanda è, è perché il mercato non riesce a produrli da solo? Esatto. E allora, se esistono dei limiti, diciamo così, di mercato e negli altri paesi l'intervento statale ha favorito il superamento di questi limiti, allora effettivamente l'Unione Europea può fare qualcosa. Parliamo di fondi alla ricerca, parliamo di favorire alcune agglomerazioni. Quello che sta passando è un'idea diversa, quello che stiamo passando è l'idea che per garantire la competitività delle imprese europee nel mondo si possa mettere in discussione la competizione interna all'Unione Europea in modo tale che alcune imprese venga concesso di avere un poter, una posizione dominante in Europa a, per poter... Eh, questa è un'idea sul campo, ovviamente molti fanno restrizioni a tutto questo perché... Um, come sapete, il problema è sempre la scelta di quali imprese, di quali settori e la motivazione. E abbiamo avuto esempi um, di successo in altri paesi in altri tempi. Ma abbiamo avuto anche uh, non, so, non, non faccio nomi. Ma abbiamo avuto anche imprese finanziate pesantemente in passato um, che volano con le ali um, che non funzionano molto bene. Quindi, la scelta dei settori dove intervenire non, sono chiaramente, non è molto sempre facile. Sempre delicata. Grazie molte. Ci avviamo verso la fine. Riccardo, c'è un tema però importante da trattare. Insomma, no? Hai parlato di questo ruolo che rimane egemonico degli Stati Uniti e nel, nel titolo del nostro incontro c'è l'idea di Europa come attore globale. Secondo te come può l'Europa incidere di più sui comportamenti internazionali delle grandi potenze? Parlavamo prima del, dell'idea no, di cambiare il voto, uh, i sistemi di maggioranza per, di, per, le, per le decisioni di politica estera, mostravi qualche scetticismo, e allora come? Sì, io non, non sono persuaso che la soluzione per rendere più efficace la politica estera europea sia quella istituzionale, cioè introdurre un meccanismo di voto a maggioranza qualificata perché temo che il backlash, cioè le controindicazioni politiche, possano generare eh, polemiche alla fine distruttive. E credo che invece quello che sia necessario, e in questo voglio essere ottimista, è che ci sia una, una, una progressiva presa di coscienza anche nel dibattito che oggi... Sembra, è completamente polarizzato e sterile fra quelli che ho chiamato prima i liberali liberal internazionalisti e i nazionalisti sovranisti oggi è sterile è polarizzato è delegittimante è a vicenda però ormai l'opzione nazionalista sovranista chiamiamola così è una legittima opzione in tutti i panorami politici dei, dei paesi europei entrerà a gran voce nel prossimo Parlamento europeo, in alcuni paesi europei governa. Quindi, prima o poi, queste nuove forze che sono andate su, con, soprattutto sulla spinta della protesta e dell'indignazione e di una certa stanchezza verso eh, insofferenza, verso le soluzioni non efficaci proposte da quelle vecchie, dovranno confrontarsi con la realtà. Dovranno confrontarsi con la realtà che per i paesi europei significa... Come conciliare la sovranità nazionale con l'autonomia europea? Come posso io, Italia, es a rimarcare, affermare, promuovere i miei interessi nazionali senza fare uso di una piattaforma amplificatrice della mia influenza come l'Europa? Quindi si tratterà di trovare un modo di conciliare l'interesse nazionale con quello europeo, o meglio di definire l'interesse nazionale in chiave europea. Non è facile, però non è impossibile, perché qui alla fine si tratta altrimenti di cadere in un dissidio fra un'idea formale di sovranità, cioè mi riprendo il potere, la sovranità, che però poi non riesco ad attuare perché ho poca influenza, e una invece materiale di sovranità intesa non tanto come indipendenza formale, ma come capacità reale di avere influenza e quindi di essere più autenticamente indipendente. L'Europa ha tantissime sfide davanti, la più importante è quella di capire che la salvaguardia del sistema multilaterale, cioè di un sistema di relazioni internazionali basato su regole, per quanto possibile, è un suo interesse geopolitico fondamentale perché è così che per esempio può far valere il peso del suo mercato. È così che come potenza regolatrice può influenzare la politica internazionale. Però non può più limitarsi a quello, quello è un limitarsi a quello è un discorso anni 90, quindi quello sì ma va accompagnato ad altro. Cioè la capacità di essere un attore geopolitico, <coughs> di avere un ruolo con la Cina, con la Russia, con gli Stati Uniti, in Medio Oriente. E lì purtroppo non c'è più l'opzione di ricadere sempre sul mi schiero con gli americani e mi paro dietro agli americani. Con la Russia dovrà, dovrà avere una strategia diversificata. Sulla sicurezza europea agli americani interessa ancora essere presenti, quindi lì usare l'America come deterrente contro la Russia. In Medio Oriente cercare magari delle cooperazioni con la Russia, in particolare in modo sull'Iran, per evitare che politiche estremamente aggressive americane generino nuovo conflitto in una regione da cui poi i problemi arrivano direttamente in Europa, non in America. E con la Cina, eh, la Cina è il vero punto dove la convergenza sarebbe più facile. Il vecchio partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti, che è l'accordo che veniva menzionato prima, che era in via di negoziato, era proprio un modo per creare questo gigantesco polo magnetico transatlantico che avrebbe di fatto costretto tutte le altre economie, se volevano, ovviamente lo volevano, accedere ai mercati europeo e americano, adeguarsi alle regolamentazioni decise a Bruxelles e a Washington, non a Pechino. Grazie. Io chiedo una battuta rapida finale a tutti e due, eh, sempre utilizzando no, l'abbrivio del, delle osservazioni appena fatte. Queste sfide le vedete più complesse eh, da affrontare nel, il 27 maggio o, o meno? Qualco, lo so che non avete la palla di vetro, ma... E evidentemente, qual è la prospettiva evidentemente, dal punto di vista del, dei nuovi equilibri all'interno dell'Unione Europea? Una domanda difficile, ma siamo quasi fuori tempo, quindi eh, direi che è politica. Cioè, abbiamo una politica più vera dentro il Parlamento, abbiamo una politica più diciamo così, rivista, come è stato detto, quindi. Non, non, non saprei dire se essere preoccupato. Forse direi che si prende un po' più in mano le, le, le decisioni con l'idea che si devono fare anche dei negoziati e arrivare a dei compromessi eh, in maniera più consapevole. Quindi, non sarei eh, né preoccupato né contento, di qualunque fosse l'esito, semplicemente una partita aperta da giocare. Ci vuole la consapevolezza che è una partita importante che potrebbe influire sui prossimi 50 anni, insomma. Grazie. Per me sarà più complicato proprio perché questo processo di questo learning process delle nuove forze è all'inizio e, e queste nuove forze dovranno imparare a, a, per forza di cose, convivere con le istituzioni esistenti e poi se le vogliono cambiare cambiarle non con la bacchetta magica degli slogan, ma uh, che ovviamente non cambia nulla, ma cambiarle col duro lavoro che li, che le, che li costringerà a fare una riflessione e quindi in una prospettiva io mi posso auspicare che eh, questo nuovo stimolo di dibattito politico in cui finalmente abbiamo opzioni effettivamente diverse, produca dei compromessi, però non è scontato e, e soprattutto ci vuole del tempo quindi sicuramente diciamo io non è che sono pessimista nel lungo periodo, però sicuramente dopo le, dopo le elezioni europee, in generale dopo questo questo, cioè il processo è ancora talmente tanto all'inizio di reciclo delle elite, delle, delle elite politiche europee che ci, vorrà, ci, vorrà, ci vorranno anni. Tre minuti per una, due domande e poi dobbiamo chiudere per forza. Brevissima domanda, volevo sapere qual è secondo voi il pensiero o la preoccupazione che gli Stati Uniti hanno sulla Belt and Road Initiative. La vedono come un pericolo per loro, la vedono come un'opportunità, come la vedono di fatto? la vedono come una minaccia e non hanno nemmeno tutti i torti, perché la, la Belt and Road è un, come prima, è, un, è un nome che in realtà è un nome ombrello, che ricopre tutta una serie di attività di sviluppo infrastrutturale in una serie di paesi. E paesi che spesso però, una volta ottenuto l'investimento cinese, si trovano invischiati in un problema, di insol, per esempio, di insolvenza del prestito. Il che spesso può portare, ha portato. Ormai sono sei anni che questa iniziativa è stata lanciata, e c'è evidenza empirica sufficiente per eh, indicare delle gravi, dei gravi, gravi elementi di criticità, non potenziali, reali, già realizzati. Uno è questo: che non si riesce a ripagare il prestito, e quindi il porto, l'aeroporto, la struttura infrastrutturale che sia passa sotto il controllo cinese per non so, 60, 80, 90, 100 anni. Poi c'è un problema di mancanza di trasparenza, eh, che eh, i cinesi portano soldi ma non portano chiarezza di regole, il che facilita la corruzione. C'è un problema di aumento dell'influenza politica, perché dove si portano soldi e investimenti si, ci si interfaccia con le autorità politiche e si crea un vincolo fra quelle autorità politiche che hanno un vantaggio a sfruttare queste iniezioni di liquidità per creare mercato, per creare posti di lavoro e l'origine di queste liquidità che è, non è una società privata o è un governo che in più è anche un governo autoritario, non autoritario, super autoritario, perché il governo cinese è uno dei governi più autoritari che esistono nel mondo e che grazie allo sviluppo delle, di queste tecnologie ipersofisticate è diventato un surveillance state, come si chiama, cioè uno stato che di fatto ha elementi quasi distopici, quasi alla 1984, con capacità di ricostruire movimenti di singoli individui praticamente su base oraria, se non addirittura inferiore. Quindi, gli Stati Uniti la vedono assolutamente come una minaccia perché porta potere alla Cina, per noi che. In particolar modo per noi italiani che abbiamo firmato il memorandum, invece noi ci troviamo in una posizione proprio chiave. Cioè, noi siamo l'economia più grande che ha firmato un memorandum a sostegno della, della Belt and Road o Via della Seta, Nuova Via della Seta. Abbiamo degli asset politici, economici e, e strategici significativi, cioè l'economia è grande, siamo un membro dell'Unione Europea, siamo un membro dell'alleanza atlantica, abbiamo un rapporto con gli Stati Uniti. Quindi, in teoria, avremmo modo di creare um, dei requisiti a cui le compagnie cinesi che vogliono investire si devono adeguare che permettano a noi di sfruttare l'investimento economico, ma non permettano a loro di, usui, di usare quell'investimento economico per acquisire influenza. Ci vuole una classe politica con le palle, perdonatemi l'espressione, ma con visione proprio. Allora, parafrasando una frase non felice di un personaggio storico che fu quante divisioni ha il Papa, quante divisioni ha l'Europa? Credo quante ne si possano immaginare, <ride> no, eh, moltissime, e, e, staranno, e stanno aumentando anche a seguito di quello che è stato detto. Questo accenno a quello che potrebbe essere il ruolo dell'Italia, lo potremmo moltiplicare. Quale potrebbe essere il ruolo dei paesi dell'Est Europa, quale potrebbe essere il ruolo del Lussemburgo per la finanza, ha firmato il memorandum. Quindi, eh, dobbiamo, per ogni fronte ci può essere una divisione importante anche in più parti. E, e quindi concordo che la difficoltà è quella di imparare soprattutto a fare questi negoziati, e quindi che ci sarà un periodo di transizione molto preoccupante eh, mantenendo tutto insieme la baracca. E, non sono pessimista su questo. Quello che anch'io temo eventualmente è poca efficacia, poca efficacia nell'affrontarlo proprio perché non si riesce a trovare ancora una formula per, per arrivare. Ehm, quindi direi che anch'io vorrei chiudere con una nota non, non pessimista. Quindi impareremo strada facendo. Strada facendo, citiamo un altro cantante. Grazie. Allora, grazie ad Andrea Fracasso, direttore della Scuola di Studi Internazionali dell'Università di Trento, grazie a Riccardo Alcaro, responsabile di ricerca e coordinatore dei programmi di ricerca dell'Istituto Affari Internazionale. Grazie a voi per aver resistito. Abbiamo fatto tutti insieme una bella sauna. E buon proseguimento a tutti, arrivederci. Sì, 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 impresa, Cinque sguardi, per ora sono quattro gli sguardi. Stiamo aspettando il quinto. Però credo che possiamo iniziare nel frattempo. E, il professore Lì dovrebbe essere in, in arrivo a momenti. Dicevo. Cinque temi di, di notevole importanza che vengono trattati in questo periodo, di cui si tratta in questo periodo a livello, a livello europeo. Eh, il tema della Brexit, l'uscita del, o la non uscita, boh, non si sa bene, del Regno Unito dal, dall'Unione Europea, de, della quale ci parlerà Luisa Parks. Il reddito di base universale, altro argomento scottante, diciamo, eh, reddito di base universale, sicurezza sociale a livello europeo, con Matteo Borzaga. La riforma della cyber security in Europa, della quale ci parlerà Agostino linea nel momento in cui eh, arriverà. Immigrazione e asilo, mh, tema di attualità ora, come è stato di attualità negli ultimi, negli ultimi anni, direi, con Giuseppe Sciortino. E eh, infine, uno dei temi che è, il filo eh, che è uno dei fili conduttori di queste nostre giornate di Siamo Europa di quest'anno, climatici, cambiamento climatico, clima, ambiente, eh, decidere sul clima in Europa. Alta e bassa pressione a Bruxelles, il titolo che è stato dato dalla professoressa Bozzini. Eh, io lascerei subito la parola, mh, forse andiamo nell'ordine se vi va bene, a, a Luisa Parks che, che quindi può, può iniziare. Ripeto, la, la, la spiegazione dei, dei professori sarà, ci sarà un pochino aglietata anche da, dal punto di vista grafico. A voi, un quarto d'ora circa, dieci minuti, un quarto d'ora di tempo a ciascuno come avevamo fatto l'anno scorso. Grazie mille e buongiorno a tutti. Come detto sono la professoressa Louise Parks, come forse notate sono britannica, quindi oggi cercherò di fare una prospettiva più britannica diciamo, sulla domanda dell'uscita, non uscita, non sappiamo neanche noi ancora, eh, del Regno Unito dall'Unione Euro Europea. La ragione per la quale voglio dare una prospettiva un po' più britannica è che stranamente, forse, ma forse non così stranamente, il dibattito europeo in Regno Unito parla pochissimo dell'Unione Europea in sé. È una, un dibattito molto, molto introspettiva, quindi forse è interessante vederlo da questo punto di vista. C'è una cosa che voglio dire su, su questo, che è eh, un'osservazione di un amico e un politologo di gran nome, Andrew Glenn Cross, che dice che siamo l'unico Stato membro dell'Unione Europea nella quale il popolo, i cittadini, parlano pochissimo di Europa. Non ci siamo mai veramente posti la domanda di, di, di aderire o meno all'Europa. Invece sono i nostri elite politici che ne parlano tantissimo, quindi vorrei eh, discutere un po' di questa cosa dei partiti politici britannici. E per capire il referendum eh, bisogna andare un po' nel passato, diciamo, e vedere soprattutto i nostri due partiti centrali, cioè abbiamo veramente un sistema bipartitico. Anche se si può discutere, come è oggi, che sono spuntati nuovi, come saprete. I laburisti, centro-sinistra, i conservatori, i centro-destra. Tutti e due sono grandi coalizioni in sé: hanno varie fazioni, Vanno, fanno una, una gamma di posizioni politici, riuniti in grandi coalizioni, come, ma, ma come singoli partiti. Negli anni 70, quando siamo entrati nell'Unione Europea, c'era un governo conservatore e questo governo conservatore ha portato avanti l'adesione. Bene, giorni felici, siamo felici, ma già a questo momento c'è una forte fazione dentro questo partito conservatore che era più euroscettico, diciamo erano euroscettici semplicemente eh, perché avevano paura che l'Europa diventasse una cosa federalista una cosa che assomigliasse ad un Stato federalista cosa che non era eh, nella natura diciamo di, di Churchill degli Stati Uniti di Europa nella quale vedeva molto di più una cosa più economica un mercato eh, unico comunque la maggioranza dei conservatori vedevano l'Europa più come eh, in una vista pragmatica che portava eh, molto di più eh, sul mercato eh, i vantaggi del mercato unico. Bene, entriamo, ok. Però questa è una domanda che non viene risolta dentro il partito conservatore. Dopo l'adesione la, negli primi anni 70, subito c'è un'elezione e ha vinto il Partito Laburista. Anche il Partito Laburista di sinistra, centrosinistra, è divisa sulla questione dell'Europa. Per ragioni diverse però. C'è la parte un po' più pragmatica che vede nell'Europa la possibilità di solidarietà eh, oltre i confini nazionali, ma c'è la parte che teme. Un po' più un'Europa del mercato unico che potrebbe eh, incidere sui diritti dei lavoratori. Quindi abbiamo la, una stessa spaccatura, diciamo, in questo partito. Ma cosa succede? Dopo le elezioni eh, eh, negli primi anni '70, il nuovo governo laburista riapre le negoziazioni dell'adesione britannica, ne ottiene Tante cose, ma tra le quali eh, eh, la creazione dei eh, fondi di sviluppo regionali, cose usate moltissimo nel Trentino, tra l'altro, e tornano al popolo e tengono un referendum. Questo referendum viene vinta e rimaniamo dentro all'Europa. Qui cominciamo a vedere un po' cosa cercava di fare David Cameron nel 2016 che nel frattempo cosa succede nel partito Laburista? Il popolo ha parlato, dobbiamo essere più europeisti, basta, domanda chiusa, almeno per un po' di decenni. Invece nel parto conservatore la spaccatura continua negli anni. Arriviamo verso anni 90, fine anni 90 e cominciano a svilupparsi eh, nuovi partiti politici molto euroscettici, ma, ma veramente eh, 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 esclusivamente sulla domanda di fare un altro referendum. C'era prima di UKIP, per esempio, il Referendum Party di Sir James Goldsmith, cosa un po' corta nella storia, ma comunque c'era. Dopo abbiamo UKIP di Nigel Farage, che immagino che conoscete là, il partito per uh, l'indipendenza britannica. Questo partito dove pesca gli elettori? Li pesca al centrodestra, quindi il Partito Conservatore sta perdendo elettori, ha bisogno di fare qualcosa. Infatti, nel 2010 alle elezioni, succede una cosa rarissima. Non c'è partito di maggioranza, cosa che è avvenuta solo un'altra volta nella storia britannica. Abbiamo un governo di coalizione. Dopo le elezioni, eh, dopo di questo governo di coalizione, David Cameron dice bella questa. <ride> dice allora, ok, eh, per far star zitti un po' questa fazione nel mio partito, io prometto che se vinciamo, ma con la maggioranza assoluta questa elezione ci sarà un referendum. Cosa che nessuno si aspettava all'epoca, devo dire, perché è stato un governo difficile, di coalizione, un'epoca di, di politiche di austerità abbastanza taglienti, eccetera. Ma il partito ha vinto le elezioni e Cameron ha detto allora mi farò questo referendum. E così posso chiudere questo, questa domanda, ma soprattutto una domanda interna al partito conservatore. Va all'Europa, cerca di fare quello che ha fatto il Partito Laburista tutti quei decenni fa all'inizio degli anni 70, eh, ottenendo nuove eh, cose dall'Europa. Ma il fatto è che, sinceramente, un, un accordo di adesione migliore di quanto ne aveva il Regno Unito non esisteva. Non avevamo l'euro perché non lo volevamo. Avevamo un uh, uh, 66% del, uh, uh, del budget indietro perché volevamo pagare meno. Cioè opt out dappertutto, dove volevamo no Schengen cioè mh, ecco, <ride> era una dare ancora qualcosa al Regno Unito, non se ne parlava e per me giustamente. Quindi Torna da Bruxelles ma non ha ottenuto un granché. E cosa succede per il referendum? Perché mm, la campagna, ok, possiamo parlarne, ma forse è più interessante vedere cosa succede oggi un po' di più. Il referendum, la campagna eh, per uscire è stata politicamente più sviluppata di quella per rimanere, che è rimasta divisa, che è rimasta senza un messaggio veramente positivo che è rimasta senza unità anche. Quindi dove ci troviamo oggi? Non so, eh, qui, qui diventa difficile come politologa dire qualcosa come previsione, perché ogni cinque minuti veramente ne esce qualcosa di altro. Ma in breve cosa succede dopo il referendum? che sapete eh, eh, l'esito, c'era una differenza dell'1,9% tra il rimanere e l'uscire, ha sollevato tante divisioni sociali già presenti ma li ha messi in rilievo. Il governo di Theresa May non è stato in grado di, di, di affrontare queste divisioni per tante ragioni ma forse eh, perché avendo una piccola maggioranza e avendo dovuto appoggiarsi ad un pi partito minoranza eh, dell'Irlanda del Nord, ha dovuto cercare di, di, di eh, eh, mettere in avanti un piano molto più eh, hard Brexit, diciamo, anche se Theresa May faceva parte della campagna per rimanere. Dall'altro lato il partito laborista si è ridivisa perché abbiamo un leader, Jeremy Corbyn, che è dello vecchio, la vecchia guardia che vede l'Europa come minaccia ai, ai diritti dei lavoratori. Quindi abbiamo un primo ministro che vole, vorrebbe rimanere ma deve far finta di dover uscire nel modo più uh, uh, «hard». È un leader del partito laborista che ha la maggioranza dei membri che vogliono stare nell'Europa, che sono convinti di dover stare nell'Europa, ma lui non vuole. Quindi siamo un po' all'impasso e si vede chiaramente nella successione infinita di voti sostanziali nel Parlamento l'accordo raggiunto con Europa non è passata. Mi sa che non passerà per la domanda dell'Irlanda del Nord. E ci troviamo oggi veramente al momento di burnout, che, che, che il, la popolazione non ne può più. E se guardiamo i poll più recenti siamo ancora 50-50, ma stavolta tra chi vuole un referendum nuovo e chi vuole andarsene senza accordo, basta, non ne possiamo più. Quindi eh, eh, l'impasto oggi è, 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 non si è risolto in nessun modo, diciamo, ci troviamo ancora davanti a queste domande e le elezioni locali della settimana scorsa abbiamo visto una forte. Eh, 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 gli elettori non votano più né laburisti né conservatori, si sono messi di più ai liberali democratici nel centro. Abbiamo la creazione di una partita per rimanere, Change UK, che è composta di chi ha lasciato sia il Partito Laburista che il Partito Conservatore che vuole rimanere nell'Europa. E abbiamo infine eh, in testa agli pola europei al momento il nuovo partito del signor Farage, il Brexit Party, che si è creato perché UKIP è stato infiltrato dell'English Defence League e è diventato un partito di estrema destra a tutti gli effetti. Cosa che neanche il signor Farage ne vuole far parte. I turnout sono giù, quindi si. Di chi, chi dice che le elezioni europee saranno un, un tipo di secondo referendum andiamo fin là perché sembra che pochi andranno a votare quindi quello che possiamo tirare dei risultati sarà, dipenderà sul turnout e ecco, ci troviamo qui e se vuole dopo a qualcuno posso spiegare cosa diventeranno i seggi elettorali nel Parlamento europeo Britannici, se e quando usciamo dall'Unione Europea. E lascerei qui. Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti anche da parte mia. E io sono Matteo Borzaga e mi occuperò appunto eh, del reddito di base universale. Ho intitolato il mio intervento I paradossi della sicurezza sociale nell'Unione Europea e quindi partirei da qui perché i paradossi ma perché in realtà il tema della sicurezza sociale è un tema che ehm, si sta riaffermando moltissimo tanto a livello eh, nazionale quanto a livello internazionale ed europeo perché eh, in realtà eh, ci sono stati dei cambiamenti che sono appunto cambiamenti nazionali, internazionali ed anche europei eh, con riferimento direi soprattutto a due aspetti, quello che si citava anche nell'incontro precedente, cioè eh, dell'invecchiamento della popolazione, e dall'altro lato quello invece relativo eh, ai mutamenti eh, del mondo del lavoro. Un mondo, un mondo del lavoro che eh, chiaramente per tutta una serie di ragioni che non abbiamo il tempo di affrontare. Eh, è cambiato nel senso che si è fortemente precarizzato, di conseguenza, eh, di conseguenza le carriere delle persone sono discontinue e frammentate e dunque il ruolo della sicurezza sociale diventa da questo punto di vista sempre più forte. Sicurezza sociale ovviamente intesa come strumenti di lotta contro la povertà da un lato, e dall'altro lato come strumenti diciamo, più eh, legati eh, allo svolgimento di attività lavorativa, quindi come strumenti previdenziali, pensiamo alle pensioni, pensiamo però anche a tutta una serie di altre cose come eh, le varie indennità di malattia, di maternità, eccetera, eccetera. Allora, questo dibattito ha cominciato ad affermarsi a livello nazionale, sentiamo parlare tutti i giorni appunto del reddito di cittadinanza in questo periodo per quanto riguarda l'Italia, ma ha cominciato ad affermarsi anche eh, a livello di eh, Unione Europea. Eh, se noi andiamo a concentrarci eh, proprio su quello che è il ruolo dell'Unione Europea, però eh, il problema che sorge qui, e direi che i paradossi si annidano proprio in questo, è che l'Unione Europea in materia di sicurezza sociale, in sostanza, e qui scusate devo fare un po' il giurista, eh, ha pochissime competenze, se non nessuna, nel senso che la sicurezza sociale europea eh, è nata e si è sviluppata essenzialmente come coordinamento dei sistemi nazionali. Cioè in pratica gli stati membri, si parlava di questo anche prima, si faceva riferimento alla sovranità, eh, non l'hanno ceduta la sovranità con riferimento alla sicurezza sociale, quindi ai sistemi di assistenza e ai sistemi di previdenza. Perché non l'hanno fatto? Essenzialmente perché eh, la sicurezza sociale significa denaro. Eh, essenzialmente, cioè significa risorse pubbliche da destinare appunto all'assistenza e alla previdenza. E quindi l'Unione Europea ha fatto in sostanza una cosa sola, siccome come voi sapete una delle quattro libertà fondamentali è quella relativa appunto alla libera circolazione originariamente dei lavoratori, oggi delle persone, l'idea che si è perseguita è stata quella di dire benissimo, allora eh, dobbiamo favorire la libera circolazione, quindi dobbiamo consentire che una persona di un, da un certo Stato membro possa recarsi in un altro per svolgere un'attività lavorativa, quindi lavoriamo intorno a quella persona e ai suoi diritti e quindi diciamo che nel momento in cui questa persona circola le vengono garantiti eh, una serie di diritti coordinando i vari sistemi. Quindi se io lavoro un certo numero di anni da una parte, un certo numero di anni dall'altra, un certo numero di anni in un terzo luogo, alla fine comunque maturerò per esempio i requisiti pensionistici per poter... Avere accesso alla fine ad una pensione alla quale naturalmente non avrei accesso se avessi lavorato soltanto, se, se scusate, fossero conteggiati soltanto gli anni in cui ho lavorato in un certo paese e gli anni in cui ho lavorato eh, in un altro paese. Ecco, di, di fronte a questa situazione, che cosa è successo negli ultimi anni? Perché anche questo è interessante, cioè negli ultimi anni, diciamo così. Uh, voi avete avuto una politica sociale europea che si è venuta fortemente, uh, direi, rafforzando in termini di competenza, soprattutto con il trattato di Amsterdam e poi con il trattato di Lisbona, però anche qui il paradosso, il rafforzamento ha riguardato, che cosa? Ha riguardato il diritto del lavoro, quindi in sostanza le condizioni di lavoro e non la sicurezza sociale. Quindi di fatto oggi l'Unione Europea ha moltissime competenze in materia di eh, eh, diritto del lavoro, diciamo così, di condizioni di lavoro, che tra l'altro possono essere esercitate eh, con la procedura legislativa ordinaria, quindi a maggioranza qualificata, mentre di fatto sì, ha l'Unione Europea una competenza oggi molto di recente introdotta in materia di sicurezza sociale. Ma questa competenza è una competenza che può essere esercitata unicamente all'unanimità dei consensi. Quindi è una competenza diciamo, molto difficile nei fatti eh, da esercitare, soprattutto in un'Unione europea che, come noi sappiamo, si è allargata ad est e ha coinvolto diciamo così, dei sistemi di welfare estremamente diversi da quelli che, pur diversi tra loro, erano. Uh, diciamo così, i sistemi di welfare uh, dei paesi, uh, chiamiamoli non solo i fondatori, ma insomma quelli uh, pre allargamento. Um, ecco, tutto questo per dire che cosa? Che quindi ci sono dei paradossi nel senso che il diritto del lavoro è in qualche maniera oggetto di direttive comunitarie, anche se negli ultimi anni ce ne sono state molto poche, la sicurezza sociale, sì, per quanto riguarda il coordinamento, ci sarebbe la competenza ad esercitare l'unanimità, in sostanza. Per quanto riguarda un sistema di sicurezza sociale europeo, diciamo che non c'è nulla. Allora voi capite che se noi abbiamo dei sistemi tra di loro molto diversi, che semplicemente vengono coordinati, ognuno si tiene il suo. Quindi, se c'è un sistema, se prendiamo solo il caso dei paesi vicino a noi, il sistema di welfare austriaco-tedesco è estremamente diverso per come è concepito da quello italiano e, e di conseguenza. Se noi semplicemente li coordiniamo, non abbiamo poi eh, effettivamente un sistema diciamo, che in qualche modo sia eh, un sistema unico. Tutto questo incide ovviamente anche sul reddito eh, di base universale. Perché? Perché in effetti il reddito di base universale, che, diciamo, consideriamolo una misura di assistenza sociale in senso, in senso molto, molto lato e molto ampio, se volete poi ci ritorniamo nel dibattito. Eh, Ecco, su questo è una misura di sicurezza sociale, quindi ci potrebbe essere un intervento dell'Unione Europea, ovviamente se si esercitasse quella competenza all'unanimità. Allora, qui io trovo molto interessante però che ci siano delle proposte. Per esempio, c'è la proposta tedesca, non so se ne avete sentito parlare, della SPD, in particolare della segretaria Nales della SPD, che dice che ci vorrebbe il reddito di base europeo che dovrebbe ammontare a circa il 60% della retribuzione diciamo, media europea, eh, però poi appunto, è una proposta che si scontra diciamo, con il eh, regime delle, delle competenze attualmente in vigore. C'è un'altra cosa che a me pare molto interessante e, e che è invece una cosa più di carattere europeo, non so se anche di questo avete sentito parlare, comunque recentemente eh, nel 2017 è stato proclamato a livello unitario il eh, pilastro europeo dei diritti sociali. E anche qui la cosa molto interessante nella prospettiva giuridica ed è una, una, una cosa che a me colpisce molto, è che questo pilastro contiene un punto, che è il punto 14, se non ricordo male, che è proprio relativo al reddito di base. E si inquadra, in, il pilastro è composto da 20, da 20 diversi eh, punti, eh, 10 di questi 20 punti attengono alla protezione e all'inclusione sociale. Gli altri riguardano le pari opportunità, le condizioni di lavoro. Quindi la metà dei punti, ce n'è uno poi in particolare sul reddito minimo, riguardano proprio questa, eh, questa tematica della sicurezza sociale. Allora qui davvero c'è una tensione molto forte che io volevo mettere, mettere in luce, cioè c'è una sempre maggiore attenzione per questi, queste questioni della sicurezza sociale e in particolare dell'assistenza, in particolare del reddito di base, perché naturalmente eh, abbiamo detto aumenta la povertà, eh, cambiano le carriere. Direi aumenta anche una cosa molto di cui quando io ho iniziato a occuparmi di diritto del lavoro non si parlava, cioè il lavoro povero, le persone che sono povere nonostante lavorino, eh, tutto questo ovviamente spinge verso misure eh, di reddito di base universale. Però tutto questo vedete all'interno di uno strumento che è questo pilastro, che però è uno strumento che non è vincolante dal punto di vista giuridico. Quindi diciamo che c'è questa tendenza, però al tempo stesso questa tendenza si scontra con, eh, con la realtà diciamo, delle competenze. Ora, io penso che, almeno per me, eh, l'Europa è sempre stata per molti versi eh, un sogno che si realizzava mano a mano. Quindi eh, è successo varie volte che si sia, da, eh, che si sia cominciato da atti non vincolanti che poi si sono trasformati in qualcosa di, di vincolante e quindi si è andati avanti. Ora i tempi forse sono un po' cambiati, certo io credo che sarebbe assolutamente auspicabile eh, non soltanto discutere di questi aspetti, ma arrivare eh, ad, una, eh, diciamo, ad un qualcosa di concreto in proposito, quindi il fatto che si, se ne parli, eh, anzi se ne dovrebbe parlare sempre di più, secondo me è molto rilevante, perché comunque noi abbiamo dei sistemi che sono troppo diversi tra loro, eh, dei sistemi che danno vita poi a fenomeni dei quali si è cominciato a parlare e dei quali non si parlava assolutamente qualche anno fa, che hanno anche dei, dei nomi, delle definizioni un pochino brutte, come quella di turismo sociale, no? per esempio, cioè io da uno Stato vado in un altro per approfittare in qualche maniera del suo sistema eh, di welfare, e che sono evidentemente questioni che, secondo me, hanno anche il loro peso eh, nella, diciamo, in tutta una serie di, di dibattiti politici legati soprattutto al populismo che insomma, eh, stiamo avendo in quest'ultimo eh, periodo storico. Grazie mille. Bene. Ehm... Sono Tonino Ali, insegno alla Facoltà di Giurisprudenza e alla Scuola di Studi Internazionali. Scusate anche il ritardo, perché sono arrivato qualche minuto di ritardo. E mi occupo eh, di cyber security, almeno in questo contesto, eh, per un motivo. Intanto perché eh, può sembrare anche un po' strano, ma eh, uno dei campi in cui eh, l'Unione Europea non dovrebbe o non potrebbe... Eh, intervenire è quello della sicurezza, della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico e in particolare della sicurezza nazionale. Questi sono campi in cui gli Stati, solo gli Stati, continuano ad avere competenza. Quindi in questi settori l'Unione Europea non dovrebbe dire nulla. Anzi, mi ricollego all'intervento della mia collega, eh, uno Stato in particolare, il Regno Unito, nel corso degli ultimi, in buona sostanza, gli ultimi vent'anni, ha fatto carte false perché nei trattati eh, sull'Unione Europea venisse inserito esplicitamente che la sicurezza e la sicurezza nazionale è un affare solo dello Stato. La sicurezza nazionale, per semplificare, significa... Tanto da un punto di vista di contenuto, tutta la materia che riguarda la tenuta stessa degli Stati, quindi la loro esistenza, sia gli apparati istituzionali che si occupano di sicurezza nazionale, cioè volgarmente quelli che chiamiamo noi eh, intelligence o servizi segreti. Su tutto questo l'Unione Europea non dovrebbe entrare. È avvenuto però contemporaneamente a questo fenomeno di inserimento di trattati, di clausole che bloccano quindi la possibilità per l'Unione di intervenire appunto in quei campi che ho appena descritto. È avvenuta una cosa molto interessante. Probabilmente in questa stanza vi sono anche delle persone, dei ragazzi che hanno sicuramente meno di eh, 30 anni, in alcuni casi anche 20. E che non ricordano, o ricordano soltanto per sentito dire, per averlo studiato, che fino a qualche decennio fa, abbiamo una cosa che si chiamava guerra fredda. E il mondo sostanzialmente era abbastanza, un mondo molto semplice, eh, con blocchi contrapposti, in cui fondamentalmente i problemi di sicurezza erano problemi politico-militari, non che la componente eh, relativa all'energia o all'economia non fosse rilevante. Caspita, ma i profili politico-militari, in altri termini lancio io i missili o lanci tu, era il profilo prevalente. Nessuno si sognava di dire che la sicurezza e la sicurezza dello Stato fosse legata a profili di energetici o altro. Lo si dava per scontato, ma nessuno osava entrare in questi campi. Nel corso degli ultimi vent'anni sarà anche un po' l'evoluzione internet, tutto quello che è avvenuto eh, da un punto di vista tecnologico, ma non solo, non dimentichiamoci che eh, tra poco eh, saranno passati quasi vent'anni dall'11 settembre. Internet, un certo tipo di terrorismo e altro ha fatto emergere che vi è una concezione della sicurezza più ampia, o meglio alcuni aspetti della cosiddetta sicurezza sono anch'essi degli aspetti importanti e rilevanti per lo Stato. Eh, ma non solo, come possiamo vedere leggendo le pagine di qualunque quotidiano ogni giorno, gli aspetti relativi alla sicurezza economica e alla sicurezza energetica dello Stato sono diventate componenti essenziali. Non ultimo l'aspetto eh, della eh, cosiddetta cyber security o della sicurezza informatica. Eh, nel giro di un tempo assolutamente ridicolo ci siamo spostati dalla conoscenza dell'esistenza della rete di internet all'utilizzo di device che sono prevalentemente e costantemente con noi tutta la giornata che interroghiamo con cui ci connettiamo altro. L'aspetto relativo alla sicurezza legato all'utilizzo di questi device è diventato anch'esso un momento prevalente della concezione della sicurezza. L'Unione Europea in questo campo poteva fare diverse cose. La prima è non fare assolutamente nulla perché in verità vi sono degli espliciti divieti nei trattati. Sono competenze degli Stati. La verità è che le cose sono andate in maniera un po' diversa. L'Unione Europea è entrata, né più né meno come abbiamo visto, ne parlava poco fa il mio collega Matteo, coordinando intervenendo con sforzi di coordinamento sull'attività degli stati. Questo è avvenuto nel campo del terrorismo, dove l'Unione Europea è intervenuta più volte, ma è intervenuta anche nel settore dell'economia. Ed è intervenuto nel settore dell'economia, molto spesso più come un limite all'attività degli stati che molto spesso cercano di utilizzare la loro economia e, o meglio, alcuni strumenti nei loro ordinamenti, per bloccare, impedire in altri termini per proteggere i loro sistemi. Un settore particolare che vi dicevo è letteralmente esploso nel corso degli ultimi anni è quello della cyber security. L'aspetto in altri termini della sicurezza dei computer e delle reti, delle reti informatiche. Su questo l'Unione Europea, grazie anche a una serie di uh, come dire, allargamenti o overstretching, diremmo utilizzando il termine, l'espressione inglese, di alcune regole previste dai trattati, è intervenuto nel campo della sicurezza informatica delle reti come? Coordinando gli sforzi degli Stati di elevare la loro sicurezza nel campo informatico. Voi dovete considerare che nel giro di... siamo nel 2019, probabilmente nel giro di due anni... I device, quindi gli quegli strumenti che vanno dal cellulare alla lampadina, all'interruttore, alla televisione, all'altoparlante connesso col wifi del nostro uh, de, de, impianto di, di, di casa, de, 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 del nostro modem di casa, o uh, qualunque altro piccolo strumento elettronico, bene ammonterà a circa. 30 miliardi nel corso del giro di due anni. Cioè nel nostro pianeta avremo 30 miliardi, avremo decine di miliardi di strumentini che vanno dalla televisione al cellulare alla macchina o altro, che sono tutti interconnessi tra loro. Nessuno si aspettava che tutti questi oggetti potessero entrare in raccordo tra loro, invece è avvenuto che nel giro di... realmente in. Eh, meno di dieci anni ci si è accorti che non semplicemente i, quei classici strumenti che utilizziamo, che sono i computers o i, i, i cellulari o altro, o le stampanti, eh, possono essere connessi in rete, ma perfino se andate a aprire la pagina di un qualunque Uh, venditori online di prodotti, scoprirete che oggi vi sono dalle lampadine ai sistemi per ascoltare la musica ai device più semplici, che sono tutti interamente interconnessi. Ma ancora di più, vi è nel giro di pochi anni assisteremo a uno sviluppo nel settore automotive, quindi nel settore dell'informatica applicata al settore automobilistico, assolutamente incredibile. Oggi una qualunque macchina, anche di cosiddetto basso livello, significa insomma, che potete acquistare con poco denaro, ha all'interno un computer che controlla praticamente quasi tutte le funzioni della macchina. Le più evolute hanno dei dispositivi che la connettano all'esterno. Il problema della sicurezza di tutti questi device sta diventando una priorità a tutti i livelli, in tutti gli stati. Gli Stati Uniti soltanto spendono diverse decine di miliardi di dollari per garantire cyber security nel loro Stato. Noi cominciamo a spendere la stessa quantità di denaro per un motivo molto semplice, perché vi è un problema fondamentale che è garantire sicurezza per, non soltanto per noi ma anche per le prossime generazioni, proprio per il fatto che tutti questi device saranno sempre più interconnessi tra loro. L'Unione Europea è intervenuta è intervenuta negli ultimi anni con una direttiva, una direttiva che vi tranquillizzo, non entrerò neppure vagamente nel dettaglio perché è ipercomplicata, ma nel nostro ordinamento questa direttiva è stata recentemente recepita, è una direttiva che si occupa della sicurezza delle reti, dei servizi, dei eh, informatici. Si è deciso, per una serie di ragioni, di collocare la competenza principale, il punto di contatto nel recepimento di questa direttiva, nella Presidenza del Consiglio, in particolare nel Dipartimento di Informazione per la Sicurezza, quelle che noi volgarmente chiamiamo servizi segreti, e che si occupa di coordinare gli sforzi perché l'intero apparato eh, delle imprese, strutture che si occupano di trasporti, telecomunicazioni, servizi bancari, eh, energie e così via dicendo abbiano dei livelli di protezione delle loro infrastrutture di carattere elevato. Tutto questo grazie a sforzi di coordinamento dell'Unione Europea che sempre più cerca di Entrare in un campo a difesa anche, badate bene, non soltanto banalmente della sicurezza dello Stato, ma anche del mercato intero e quindi degli scambi che vi sono tra gli Stati e quindi la protezione dei cittadini europei. Vi ringrazio. Grazie mille. Beh, il mio lavoro è abbastanza semplice perché Devo parlare delle politiche dell'immigrazione e dell'asilo dell'Unione Europea. E una cosa è certa, ma è certa in modo stellare: non piacciono a nessuno, proprio a nessuno. Potete guardare 15-20 anni di sondaggi, non troverete mai una volta, nonostante queste politiche siano cambiate, si siano espanse, si siano contratte, in cui anche solo una minoranza corposa della popolazione europea abbia espresso un vago apprezzamento per le politiche migratorie dell'Unione Europea. Non piacciono a nessuno. Per motivi completamente diversi ma contemporaneamente convergenti nel fatto che non funzionano, anche quando funzionano. Diciamo tendenzialmente una volta si diceva da sinistra non piacciono perché sono troppo restrittive e quindi le politiche migratorie europee vengono identificate con la cosiddetta Fortezza Europa, quindi con un macigno chiuso e che si nega alla stanza di solidarietà con i paesi del terzo mondo e così via, da destra invece. L'accusa è generalmente di essere dei colabrodo che passa a tutti, che non sono adeguatamente repressive, che non sono adeguatamente efficaci nel proteggere tra virgolette, la civiltà europea, qualunque cosa questa sia, e così via. Resta il fatto che non piacciono e che sparare sulle politiche migratorie europee è da sempre la strada migliore per qualunque politica voglia farsi notare. Sino al punto che credo non si era mai toccato l'anno scorso in Repubblica Ceca di quando su 13 immigrati, perché questo prevedeva il programma di ricolcamento dell'Unione Europea, è stata costruita un'intera campagna elettorale, diventando quei 13 immigrati il discrimine tra quello che ahimè ha vinto e che ne aveva fatto il tema di campagna elettorale, e l'altro che ogni tanto provava a dire: Ma sai, sono solo 13, non è importante. Non piacciono. Però la cosa interessante è che non piacciono perché non fanno abbastanza e contrariamente non piacciono perché fanno troppo poco. E eh, generalmente, diciamo, dal punto di vista, se guardate i sondaggi a livello dei singoli stati, generalmente nel momento in cui c'è un problema con le migrazioni l'Unione Europea dovrebbe fare molto di più, nel momento in cui i problemi con le migrazioni ce l'hanno degli altri paesi e allora dovrebbe fare molto di meno sostanzialmente. Diciamo, il modello è più o meno questo. Un'altra delle cose che chi studia i dati e il dibattito sulle politiche migratorie europee deve realizzare è che non tutti hanno chiaro cosa sono le politiche migratorie europee e cosa debbano fare. Perché, e questo forse è uno dei motivi che spiega perché, appunto, ci sia da un lato un eccesso di aspettative e dall'altro c'è invece una carenza di aspettative. E allora cerchiamo di vederlo sinteticamente ed è abbastanza facile perché in realtà le politiche migratorie devono fare due cose in Europa. Almeno questo è quello che 20 o 30 anni di dibattito europeo, di direttive, di, di cause davanti alla Commissione o davanti alla Corte di Giustizia per decidere se la Commissione aveva competenze o meno in materia migratoria. E così via hanno stabilito. Deve favorire la mobilità interna all'Unione Europea, cioè favorire la mobilità dei cittadini europei tra gli Stati. E deve coordinare le regolazioni invece delle frontiere esterne. Paradossalmente, la cosa più importante che l'Unione Europea ha fatto, cioè la prima, è che è una cosa difficilissima e storicamente senza precedenti, è la cosa che tutti noi diamo per scontati e non ce ne occupiamo. Per darvi l'idea della differenza tra prima e dopo l'intervento dell'Unione Europea, io farei due esempi personali, personali nel senso di due persone che devono darvi l'idea della differenza tra com'era la situazione pochi decenni fa e com'è adesso. Uno che credo soltanto le signore più anziane tra il pubblico ricorderanno è un signore che si chiama Raff Vallone, che era uno dei belli del neorealismo italiano, che è stato anche l'attore principale di un film che forse, appunto, le signore più anziane ricorderanno, che si chiamava Il cammino della speranza nel 1950. Uno dei prodotti non meglio riusciti del neorealismo italiano ma che racconta una storia illuminante, cioè racconta la storia di come gli emigranti italiani attraversassero clandestinamente le Alpi a piedi per andare a lavorare in altri paesi che pure erano formalmente parte della stessa Unione. Generalmente si sente sempre dire sui giornali italiani che gli emigranti italiani non erano clandestini, questo si balla, gli emigranti italiani erano clandestini tra il 50 e il 60%. La differenza è che c'era un mercato del lavoro che tirava talmente tanto che venivano regolarizzati relativamente rapidamente. Però questo era il primo punto, nonostante ci fosse l'Unione, per lunghi anni la mobilità dei lavoratori tra un paese all'altro era talmente difficile che gli emigranti, soprattutto italiani ma non soltanto, dovevano ricorrere per muoversi all'interno dei terreni, all'epoca non si chiamava Unione, ma comunque insomma, di quello spazio, a strumenti clandestini, coi passatori, con tutto quello che siamo abituati a vedere diciamo, oggi. La seconda cosa è invece un nome di fantasia, perché il caso l'ho studiato, ma naturalmente la privacy impedisce di non raccontarlo, perché è ancora vivo, che è un certo Emilio D'Apporto, che nel 1955 si trasferisce in Belgio da Udine. Lavora per diversi anni in miniera, che non è un lavoro molto piacevole, e intorno agli anni 60, c'è cioè il miracolo economico, riesce a costruirsi una piccola azienda di costruzioni e assume tre lavoratori, due italiani e un belga. Si compra anche una casa perché è il miracolo economico e tutto funziona bene. E peccato che all'angolo della casa ci sia una fioreria e, e nella fioreria ci sia una prosperosa signora belga con cui questo Emilio D'Aporto stabilisce una relazione, ahimè, adulterina, perché la, lui non è sposato ma la signora, la, la fioraglia sì. Tutto sembra andare d'amore d'accordo, sin quando il marito non si reca alla polizia e segnala la cosa. Ed Emilio da Porto si ritrova preso e deportato in Italia nel giro di 48 ore dalla segnalazione del marito. Tutto questo è documentato negli archivi e non è illegale, non è un atteggiamento di prevaricazione della polizia. Ancora a metà degli anni 60 era del tutto lecito che se uno straniero residente in Europa, anche se comunitario, offriva quello che si chiamava all'epoca dubbi sulla morale, comportamenti immorali, eccetera, eccetera, potesse essere espulso senza neanche un passaggio davanti al giudice per verificare la veridicità o meno dell'accusa di casi. Io ho studiato Emilio D'Apporto, ma di casi come Emilio D'Apporto ce ne sono tantissimi. Ecco. ecco, tutto questo non è più possibile, in buona parte perché con un processo molto conflittuale non i cittadini europei adesso, e eh, credo che i nostri studenti lo vedano prima di tutto, tendono a considerare l'Europa come un cortile di casa in cui si gira. Non è detto che continui, perché la Brexit di cui la nostra collega parlava ha creato più di un'ansia nei miei colleghi, eh, nei miei amici italiani che risiedono in Inghilterra, nonostante magari vi risiedano da 10 anni, 15 e così via. Quindi, come dire, non è che quello che è conquistato sia per sempre. Veniamo all'altro fronte che invece è quello più polemogeno perché quello che funziona viene dimenticato, quello che funziona non così così, che è controllare le frontiere esterne. Perché vanno controllate le frontiere esterne? Perché non ci sono più le frontiere interne, quindi è una implicazione logica della cancellazione delle frontiere interne che ci debba essere una fiducia reciproca tra gli Stati sul controllo delle frontiere esterne. Altrimenti qualcuno potrebbe passare dall'Ucraina alla Polonia e da lì arrivare a Palermo senza che questo necessariamente comporti nessun controllo. Non è un caso di scuola perché vi faccio notare che ogni anno in Europa 14 milioni di persone entrano con un visto turistico di breve periodo. È un numero allucinante. E sono solo quelli che entrano con un visto turistico di lungo periodo, poi ci sono quelli che entrano con un visto turistico di lungo periodo e ci sono quelli, che, tanti, che non hanno bisogno di visto per entrare in Europa. Non sappiamo quale sia la mobilità in ingresso e in uscita in Europa perché è quasi impossibile contarla, ma le stime dicono tra i 20 e i 30 milioni l'anno. Voi capirete che controllare una massa di gente simile dal punto di vista di ogni singolo Stato è praticamente impossibile. E questo è il motivo per cui gli Stati tendono a come dire, in qualche modo, assumere l'utilità di un coordinamento europeo. E tutta la parte di coordinamento delle misure di controllo è in effetti la parte che politicamente è meno contestata. Per esempio, si può entrare in Italia con un visto rilasciato da un'ambasciata tedesca o viceversa. E generalmente le ambasciate tedesche sono molto più generose di quelle italiane, per cui succede più spesso che qualcuno entri con un visto tedesco in Italia di quanto non succeda il contrario. Dov'è allora il punto di vera complessità, il punto di vero conflitto? I rifugiati. Perché i rifugiati sono quelli che, a norma di diritto internazionale, godono di un diritto d'ingresso. In qualche modo legale. Per cui quindi non sono clandestini quei signori che loro hanno disegnato sui barconi, perché loro a norma della Convenzione di Ginevra hanno il diritto di entrare senza passare dai controlli di frontiera. Quindi un po', po a pace. Però naturalmente non sono molto benvenuti, diciamo, sono accolti a norma di diritto internazionale, però benvenuti è difficile dire che lo siano. E qui l'Unione Europea ha il problema principale: che da un lato rispetta pienamente, più di quanto facciano i nostri stati industrializzati, le convenzioni internazionali, soprattutto quella di Ginevra. Se facciamo il confronto tra il diritto d'asilo negli Stati Uniti, per fare un esempio, e quello in, in Europa, è chiaro che quello in Europa è un'applicazione molto più fedele della Convenzione di Ginevra di quanto non sia quello degli Stati Uniti. Il Canada è molto generoso, però per motivi geografici di fatto accoglie poche migliaia di persone, quindi tutto sommato non è un problema. Il Giappone, che è un altro paese industrializzato, meglio menzionarlo perché credo ne accolga tra qualche decina l'anno. Invece, l'Europa ne accoglie tra il 65 e l'80% di quelle che vengono presentate nei paesi industrializzati. Cos'è che manca? Manca un meccanismo per distribuire queste persone tra i paesi dell'Unione. Anzi, il meccanismo che è stato trovato, quello del primo paese sicuro, dice sostanzialmente che il, paese, il primo paese europeo in cui il rifugiato arriva è anche il paese responsabile per la sua domanda di asilo. Si chiama Convenzione di Dublino, ogni tanto qualche politico inveisce contro il favore, generalmente dimenticando che la, questa è la quarta Convenzione di Dublino e tre sono state firmate dall'Italia in assoluta pace e tranquillità senza sollevare nessun problema. Perché? Perché per le prime tre il, i rifugiati stavano in Germania, tendenzialmente Germania e Svezia, e quindi era, andava benissimo che i responsabili fossero. Quando poi improvvisamente la Convenzione ha cominciato a funzionare per i paesi esterni è diventato più un problema. Questo è diciamo, l'aspetto veramente problematico, ed è purtroppo l'aspetto su cui non è prevedibile che nel futuro prossimo si troverà una soluzione, perché? perché è un gioco di rubamazzo, credo che si dica, come politica, o fotti compagno più volgarmente. Cioè, in altre parole, tutti sperano che i rifugiati vengano accolti, ma da qualcun altro. Grazie. Io ho anche delle slide, le faccio partire poi se qualcuna si può far vedere meglio, altrimenti magari non importa. Vi, vi parlerò io di cambiamento climatico, che rispetto agli altri settori di politica che abbiamo visto fino adesso è un po', è un po particolare. Prima, perché l'Unione Europea ha competenze molto ampie e quindi gli Stati hanno ceduto sovranità abbondantemente su, su questo tema e quindi eh, non, si, non ci sono i problemi di cui si parlava prima, per esempio sulla cyber security. E il seconda, la seconda caratteristica anche è che le politiche sul clima di solito ottengono un grande consenso da parte dell'opinione pubblica, quindi se le politiche della migrazione non piacciono a nessuno, quelle sul clima o più in generale sull'ambiente di solito ottengono l'approvazione di percentuali della popolazione che arrivano anche all'80%. In particolare sul clima l'Unione Europea, anche per questa forte pressione pubblica, per questo grande supporto dell'opinione pubblica, in effetti si è sempre data degli obiettivi che sono molto ambiziosi e se guardate nella letteratura anche accademica, stranamente ottiene tantissimi elogi, viene chiamata come un laboratorio di politiche pubbliche e così via. Nel corso del tempo, in effetti, gli obiettivi dell'Unione Europea sono diventati su questo tema sempre più ambiziosi per cui ci sono degli obiettivi che raggiungeremo nel prossimo anno di ridurre le emissioni del 20%, ma gli obiettivi per il 2030 addirittura arrivano al 40% e al 27% di percentuale di energia rinnovabile e le ultime proposte prevedono di arrivare per il 2050 a praticamente ad un livello di emissioni zero o comunque del 95%. Quindi sono degli obiettivi estremamente ambiziosi e sono anche degli obiettivi eh, unici perché non si trovano equivalente in altri paesi, sicuramente non negli Stati Uniti, sicuramente non nella Cina o negli altri paesi in via di sviluppo. Sono anche delle politiche che sono piuttosto originali dal punto di vista di come sono eh, strutturate. Si, fondamentalmente vengono utilizzati due strumenti principali. Il primo è un classico per cui gli stati sono, eh, eh, agli stati è richiesto di fare dei piani di riduzione delle emissioni a seconda delle loro capacità, per cui variano dallo 0% della Romania o della Bulgaria al 40% dei paesi dell'Europa del Nord, per l'Italia il 33% di riduzioni per il 2030 e devono adottare una strategia nazionale che dettagli per l'edilizia, i rifiuti, trasporti, eccetera, come intendono agire per ottenere queste riduzioni. E il secondo sistema viene chiamato ITS, sono le quote di scambio di emissione che non si ehm, rivolgono agli stati ma alle singole aziende per cui la CO2 o i gas ad effetto serra di fatto diventano un costo di produzione e quindi se io ho un'azienda e devo comprare le materie prime per produrre una di queste materie prime è anche la CO2. Sostanzialmente. Quindi è come se io avessi internalizzato il costo dell'inquinamento, diciamo, fra i miei costi aziendali. Questo significa che, dal punto di vista dell'azienda, diventa molto razionale tentare di ridurre le emissioni. Questi sono i due sistemi principali, e poi però si può, si può andare nel, più nel dettaglio perché ci sono in realtà anche moltissime altre misure eh, sull'efficienza energetica, sulla plastica, sull'economia circolare, eccetera. Quindi se andiamo a guardare a fare un po' una panoramica su quelle che sono le politiche di mitigazione del cambiamento climatico, direi che in Europa è stato fatto moltissimo negli ultimi 20 25 anni anche. E questo è un primo argomento importante da portare nel dibattito pubblico, direi, perché uno degli argomenti principali di cui si discute è proprio il fatto che la politica viene accusata di non aver fatto assolutamente niente. Per esempio, se ascoltiamo anche gli ultimi discorsi, anche molto appassionati, di Greta Thunberg, per esempio, l'idea è che c'è un problema enorme e che la politica in realtà l'ha ignorato completamente. E. Conseguentemente invece la, la, sarebbe importante anche realizzare che invece le azioni di politica pubblica e lo sforzo e il dibattito è stato molto consistente, molto eh, sistematico per tutti questi anni. Detto questo però eh, c'è anche il lato meno positivo di tutto questo perché in effetti eh, se ci si chiede quanto tutto questo sforzo sia poi efficace nel produrre la soluzione al cambiamento climatico il discorso cambia un po' di tono. Questa slide mostra eh, l'andamento della CO2 a livello globale, avrebbe dovuto essere già in fase decrescente per non creare danni troppo gravi fra il 2050 o il 2100, come si vede invece la, le, la CO2 continua a crescere senza subire alcuna, alcuna flessione. E Quindi in parte il problema è, sono di due tipi, il primo problema è che anche tutti questi sforzi che noi facciamo non possono prescindere dalla considerazione del fatto che comunque l'Europa è una delle regioni del mondo e quindi rispetto alla totalità delle emissioni siamo tipo al 10-12%, la Cina emette molto più di noi, il 30%, gli Stati Uniti anche, e quindi il fatto che l'Europa faccia tutti questi sforzi sostanzialmente non è sufficiente a produrre dei risultati concreti, a, a risolvere il problema del, del cambiamento climatico nel senso, nel senso proprio. Quindi ci vorrebbe uno sforzo anche da parte degli altri, degli altri Stati, delle altre regioni del mondo. Però se guardiamo anche all'interno, e questa è una nota un po' più negativa effettivamente, eh, possiamo notare che anche in Europa, dopo un primo periodo in cui le emissioni effettivamente sono calate in maniera anche significativa, negli ultimi anni invece hanno cominciato ad essere stabili o addirittura a crescere in alcuni settori, come per esempio quello del trasporto su strada. Quindi il, proprio le macchine che circolano emettono molto di più. Hanno, Infatti le ultime stime dicono che non siamo assolutamente in linea con gli obiettivi, dovremmo ridurre del 40% le emissioni per il 2030, invece se tutto va bene riusciremo a farlo del 30% eh, solamente. Quindi c'è un problema che, relativo al fatto che il cambiamento climatico è un problema globale e quindi richiederebbe la collaborazione di tutti, ma c'è anche il problema che passare da una legislazione molto ambiziosa a implementarla risulta molto, molto difficile. E quindi se andiamo a guardare eh, eh, come si stanno comportando gli Stati... Le barrette che vedete sulla vostra destra indicano il deficit di implementazione. Ad esempio l'Italia è abbastanza indietro rispetto a, questo, a questi obiettivi, ci mancano più o meno il 10% di tagli e, e così via. Quindi ci sono pochissimi stati, Ungheria, Portogallo e Grecia, che effettivamente hanno implementato le politiche come ci si sarebbe aspettati. E quindi da questo punto di vista io penso che ci sia anche un ruolo per la società civile e i cittadini di monitorare un po' gli stati che effettivamente poi adempiano a tutti gli impegni che si sono presi e allora da questo l'ultima cosa che volevo farvi vedere sono un po' di... Eh, link, diciamo, su cui potete trovare le informazioni su come vanno e su come i progressi che vengono fatti o che non vengono fatti su questo tema. Questi sono i link alle agenzie ufficiali, quindi Climate Action e la, la, la Commissione Europea, European Environmental Agency e l'IPCC, dove se entrate o su Twitter oppure sui siti web trovate tutti i report che consentono anche a noi ad ognuno di noi di monitorare cosa si sta facendo e con quali risultati. Grazie. Grazie a Antonino Lì, Luisa Parks, Matteo Borsaga, Giovanni Giuseppe Surtino e Emanuela Bozzini. Cinque eh, interventi eh, che sono rimasti nei tempi perfettamente e molto chiari. Grazie al fatto che sono rimasti nei tempi abbiamo del tempo, abbastanza tempo per fare delle, per delle domande da parte del pubblico. Ce ne saranno di sicuro, penso che gli argomenti sono cinque, quindi sono piuttosto vasti. Nel frattempo ringrazio i fratelli Scarabocchio che sono di fatto Umberto Rigotti e Rudy Patauner dello studio d'arte Andromeda che ci hanno agliettato con le loro eh, simpatiche esemplificazioni di quanto, eh, di quanto è illustrato dai le nostri lettori. Li troveremo ancora, li troveremo questa sera, se non ricordo male, con Umberto Sabelli Fioretti, eh, domani mattina e anche domani sera con, la con il momento finale di 176 volte Europa. Se vedo mani alzate vengo col microfono. Rompiamo il ghiaccio. E, buon pomeriggio, grazie davvero, siete stati molto efficaci. Eh, ciascuno di voi ha messo in evidenza una sfida importante: la disintegrazione, la sfida esterna, l'immigrazione, il cambiamento climatico, il welfare state. E secondo se volete fare una battuta, ma secondo voi queste sfide così importanti sono un motivo? in più perché di coesione se vogliamo cioè un elemento sul quale è talmente evidente che porterà a uno sforzo congiunto o al contrario dei, come dire, dei, degli elementi così dirompenti che in realtà esporranno tutte le divisioni interne dell'Unione Europea? Uh, sì <ride> Bisogna essere più insieme perché secondo me stiamo vivendo un momento dove si mettono sempre più in evidenza problemi che hanno caratteri globali, che fanno paura, eh, giustamente, cambio climatico, immigrazione, eccetera, eccetera, ma cercare di tornare in un passato spesso immaginato eh, di una nazione chiusa o di un, un passato dove si poteva rispondere alle domande internazionali in modi molto più strettamente nazionali, sono un po' finzioni oggigiorno, perché le globalizzazioni anche di cui ha parlato prima sul piano economico internazionale, vogliono dire che siamo ormai così intrecciati tra di noi, l'unico modo di affrontare tanti problemi non tutti ma tanti è di farlo insieme l'Europa è uno di quei modi in cui farlo certamente l'Europa non è perfetta certamente ma si lavora insieme e si migliora si spera ecco. eh, non vorrei essere molto cinico però devo esserlo eh... In tanti dei settori in cui eh, l'Unione Europea interviene, eh, la questione principale è una questione banale di eh, economica. Noi possiamo, non lo sto sperando, ma possiamo anche decidere di uscire fuori dall'Unione Europea. Semplicemente uscire e non avere Europa significa per il nostro portafoglio un XX% in più di tutto quello che attualmente abbiamo o di buona parte di quello che abbiamo, cioè in altri termini vi sono dei costi connessi a tutto questo. L'esercizio in comune di competenza determina generalmente degli abbassamenti di costo, dei risparmi enormi, gestire la cyber security assieme, gestire la difesa comune assieme e così via dicendo questioni della migrazione o altro, anche se poi vediamo entrano in crisi, eh? dovrebbero comportare degli enormi vantaggi da un punto di vista anche banalmente economico. Brexit sarà per il Regno Unito, noi possiamo ragionarci quanto vogliamo, sarà un recupero ovvio di sovranità da parte dello Stato e una perdita secca di denaro per il singolo contribuente inglese che una volta che uscirà Dovrà pagare di più per avere eh, quello che ha, poi un'altra cosa, e molto spesso continuiamo a parlare di trasferimenti di sovranità, di perdita di qualcosa. In molti casi non si perde proprio nulla perché? Perché gestire determinati problemi assieme è un qualcosa che non sta nella competenza del singolo Stato, semplicemente è una cosa nuova. Gestire il problema dell'ambiente assieme. È un qualcosa che il singolo Stato non può banalmente fare. Noi non possiamo risolvere un problema di cambiamento climatico neppure come semplice Europa, ma come semplice Europa abbiamo un livello di pressione internazionale che è inaudito, da un punto di vista del commercio internazionale ugualmente. Possiamo negoziare con la Cina, ma possiamo fare tutti i memorandum of understanding del mondo, ma in ultima analisi abbiamo una capacità negoziale ridicola come singolo staterello che conta nemmeno eh, quanto alcune città magari della de, 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 de cinesi oggi tutto qui io se posso faccio proprio una battuta brevissima e vorrei essere ottimista nel senso che pensando proprio alla materia di cui mi occupo ma questo è emerso anche da, da molti altri interventi cioè se noi guardiamo a quello che c'era nel trattato di Roma nel 1957, c'era la libertà di circolazione dei lavoratori e basta e mh, ad anni di distanza il diritto del lavoro non dico che è europeizzato o, o comunitarizzato ma insomma c'è moltissimo allora è come se si fosse fatto molto e ci si dimentica di quello che si è fatto e fossimo giunti ad un punto, non so come dire, di non ritorno. Quindi io credo che ad un certo punto bisognerà arrivare eh, a un risultato che includa di più eh, dei diritti sociali che siano universalmente eh, riconosciuti. Quando e come ci si arriverà è eh, molto difficile dirlo, credo che ci sia una dimensione non solo di dibattito pubblico su questo punto, tant'è che... Per esempio sul reddito minimo, se ne parla un po' in Germania, ma solo un partito, insomma, quindi, eh, quindi c'è un problema sicuramente eh, di dibattito pubblico, è un problema enorme anche dal punto di vista culturale e amministrativo, perché se noi pensiamo, non so, a come funzionano, adesso entro proprio nel dettaglio, i centri per l'impiego in Italia o in un, un altro paese dell'Unione europea, è chiaro che farli convergere, insomma, è un discorso molto molto complesso, anche culturalmente e amministrativamente. Insomma. Beh, a me sembra che la situazione possa dire in questo modo. Sotto il profilo delle dinamiche politiche è inevitabile, temo, che anche nei prossimi anni continui una tendenza alla frammentazione, quantomeno nel campo dell'asilo e dell'immigrazione. Dall'altra parte non credo che ci siano effettivamente alternative al perseguimento di politiche europee. Qui ci vorrebbe una Ma Margaret Thatcher, giusto per stare britannica, che dica che le alternative semplicemente non esistono, che metta l'elettorato dei vari paesi europei, semplicemente il fatto che... L'idea che si possa gestire l'immigrazione con duemila chilometri di coste da soli è semplicemente impossibile. La stessa, come dire, il, una volta se si riuscisse ad arrivare a questo livello di accettazione del fatto che altre alternative non ci sono, credo che sulle problemi tecnici si potrebbe molto più facilmente trovare una soluzione. Sì, io credo che le ragioni, su quello che mi occupo io, quindi sul campo ambientale, le ragioni per la cooperazione non sono quasi mai messe in discussione, perché in effetti il, i vantaggi di coordinare o addirittura di decidere assieme le politiche sono un po' evidenti a tutti, ma vale per il cambiamento climatico, però vale anche per eh, la gestione delle Alpi piuttosto che l'inquinamento di un fiume, cioè pensiamo al Danubio non so, per, per esempio, o vale per la regolamentazione della chimica, eccetera. Quindi da questo punto di vista, su questo settore qua, io penso che la cooperazione continuerà, fra l'altro anche dopo la Brexit, c'è moltissima discussione su come mantenere eh, la collaborazione politica e anche degli standard di valutazione, eccetera dopo quello che accadrà. Nell'attesa nell di, di qualche altra domanda ne avrei una, eh, io veloce per, per Luisa Parks, da, da Britannica in Italia. Onestamente, secondo lei la Brexit ci sarà effettivamente il 31 ottobre o, o non ci sarà uno? Se ci sarà, eh, che fine, ne aveva accennato in apertura che eventualmente avrebbe risposto. Che fine faranno i parlamentari britannici? Allora. O meglio, i posti di parlamentari britannici, non i parlamentari. Questo è il momento che sicuramente eh, spaglierò. <ride> ecco, perché sì, no, è, è difficile dire se succede o no. Io, fino ad adesso, sono stata convinta che succederà. Ci sono tanti miei colleghi e amici in Inghilterra che credono che non succederà. Devo dire che vivono prevalentemente a Londra. Io sono una ragazza del centro dell'Inghilterra, sono nata a Londra ma ho vissuto nel centro dell'Inghilterra, eh, nella zona dove si è votato il 75% per andarsene dall'Europa. Se vai in questi posti si vede il perché non ha niente a che fare con l'Unione Europea, un voto di protesta in quanto in gran parte è contro vari governi, vari di tutti i colori politici. Ma comunque i, gli ultimi poll siamo ancora 50-50, ma 50-50 o per referendum o per uscire senza accordo per stanchezza credo quest'ultimo, perché non se ne può più riparlare di, di accordi, um, ma poi se si passa al referendum eh, rischia un risultato molto vicino di nuovo e anche se per rimanere la domanda non è che si chiude, andrà avanti nei decenni e abbiamo anche altri seri problemi di cui discutere in Inghilterra. Uh, soprattutto la crescente povertà di gran parte della popolazione britannica. Um, cosa succederà con i seggi eh, al Parlamento europeo? Allora, il Parlamento europeo è stato un po' più uh, uh, efficace del nostro Parlamento britannico su questo. Hanno passato una norma l'anno scorso, ad aprile, pensando che noi uscimmo a, a maggio, <ride> giustamente, che è. Um, al momento che la Gran Bretagna si ritira legalmente dall'Unione Europea, i 74, credo se non sbaglio, 74 posti britannici nel Parlamento Europeo, prendono una quarantina e li mettono in riserva per uh, eventuali uh, allargamenti futuri, uh, Serbia, credo, altre altri, uh, nazioni. Um, che possono essere ritirati dentro o possono rimanere lì e si rimpicciolisce un po' il Parlamento. Da quegli altri trentina eh, eh, verranno ripartiti tra stati membri che ritengono di essere sottorappresentati nel Parlamento, tra la quale l'Italia che avrà un, uh, tre seggi in più, tre posti in più. Come ver verranno suddivisi, visto che noi andiamo a votare, quindi se ne usciamo ad ottobre immagino che andrà i posti in lista uh, secondo i risultati di queste uh, elezioni adesso. Questo è il piano uh, formale adesso. <ride> ecco. Sempre riguardo i seggi, già che siamo in tema, molto brevemente una curiosità eh, su, su una sua opinione personale riguardo la proposta che invece era stata formulata, poi sappiamo che è stata bocciata proprio dal Parlamento, di utilizzare i seggi che residuirebbero dalla Brexit per creare un collegio unico, che sarebbe un primo passo avanti verso una lista transnazionale e quindi per avere vere e proprie elezioni europee con candidati europei che non siano campagne elettorali proprio impostate, più sulla rappresentanza nazionale in Unione Europea, ma che siano vere e proprie elezioni europee. Ecco. Po una sua opinione. Per me è stata una gran bella idea. Eh, forse mancano le basi, come, come saprà, eh, si parla tanto di... Uh, identità europea che manca anche perché manca un, uh, una base di opinione pubblica veramente europea, medie europee, anche partiti europei. Io direi uh, che forse era una bellissima idea, ma si potrebbe nel frattempo... Uh, uh, lasciare accedere ai partiti politici europei i singoli cittadini. Adesso si possono aderire le, i partiti politici nazionali. Se potremmo scegliere anche noi di essere eh, conservatori europei, socialisti europei, partito popolare, quello che c'è, insomma, nella gamma, forse questo sarebbe un passo in avanti per creare un po' più eh, momento dietro questa idea di liste transnazionali che per una parte almeno delle elezioni europee forse potrebbe ringiovinare un po' il processo. Ecco, io sarei, io sarei eh, per. Ecco. Qualche altra domanda? Faccio un'altra io, per eh, Emanuela Bozzini. Mm. L'Europa sta facendo abbastanza nella lotta al cambiamento climatico? Se sì, come sembra abbastanza dai dati? Eh, gli altri Stati, i, i più grandi inquinatori, diciamo così, dal punto di vista di emissioni di CO2, eh, stanno seguendo un pochino la strada dell'Europa o no? Eh, direi di no, perché eh, diciamo che il, il più grosso problema naturalmente è la posizione degli Stati Uniti in questo momento, perché l'amministrazione Trump è assolutamente contraria a qualsiasi eh, politica che vada nella direzione di mitigamento del, mitigazione scusate, del cambiamento climatico. Quindi di fatto l'amministrazione Trump sta agendo in maniera abbastanza sistematica per smantellare quelle politiche che l'amministrazione precedente di Obama, seppur parzialmente, aveva comunque approvato e implementato. Questo è un problema perché se gli Stati Uniti non eh, si impegnano molti altri Stati non si impegneranno a, a loro volta. Il secondo, il secondo blocco forte e problematico è la posizione della Cina che è vero che ha delle politiche di mitigazione, però è anche vero che di fatto emette talmente tanto e ha una base produttiva che è talmente dipendente dal, dal carbone che è molto difficile che... Eh, abbatta le emissioni in maniera eh, significativa almeno nel breve periodo. In più ci sono tutta una serie di altri paesi dal Sudafrica al Brasile all'India che anche questi invece continuano le, le, le cui emissioni sono in crescita anche negli ultimi, negli ultimi anni. Quindi di fatto l'Europa è un po' isolata in questo, in questo sforzo nonostante l'accordo di Parigi che, in cui gli Stati si, siano, si sono impegnati. Quasi tutti gli Stati del mondo si sono impegnati a, a ridurre le emissioni, ma non avendo preso degli obblighi legalmente vincolanti, di fatto sono delle promesse che sono molto deboli e quando andiamo a guardare i dati vediamo che non stanno di fatto traducendo in realtà quello che avevano promesso di fare. A questo punto, se, non, se, se volete fare un giro di chiusura, oppure eh, chiudiamo così, eh, grazie infinite a, a tutti i nostri cinque relatori, molto, molto chiari, molto esaustivi. Intanto vi, vi aggiorno sul calendario dei prossimi di, appuntamenti a breve. Parleremo ancora di clima alle 18.00. Eh, no, il 1745 cambiamenti climatici con eh, Fabio Monforti Ferrario dell'unità dell aria e clima del Joint Research Center di, di Ispra, della Commissione Europea di Ispra e, dopodiché alle 18 e eh, in parte si sovrapporrà nell'altro padiglione avremo la presentazione di, di un libro di eh, Thierry Vissol, Europa Matrigna, Identità Sovranità ed Economie questi i prossimi due appuntamenti grazie intanto, quindi il 1745 è il primo